Allora, io proporrei di dare inizio, dato che i tempi sono relativamente contingentati, a questa sessione pomeridiana del convegno. Però mi pare che non ci sta dando retta nessuno. Questa sessione è dedicata agli strumenti della codificazione. Gli strumenti e più in generale anche i metodi della codificazione sono naturalmente al servizio degli obiettivi, i quali sono variabili non soltanto nei rapporti tra i nostri tre settori, le nostre tre discipline, diritto internazionale, internazionale privato e diritto dell'Unione Europea, ma anche all'interno di ciascun settore. E questo quindi ha come conseguenza una estrema variabilità anche degli strumenti e del loro uso e delle loro combinazioni. Per esempio, nel diritto internazionale gli Stati si avvalgono dello strumento tradizionale dell'accordo, ma molte altre volte di strumenti di soft law, dichiarazioni, di organi, di organizzazioni internazionali, codici di condotta nel diritto internazionale dell'economia, soprattutto, perché è un settore nel quale giocano un ruolo importante attori non dotati della soggettività giuridica internazionale come le grandi imprese multinazionali e che in parte, in buona parte, riescono anche a sottrarsi al controllo degli stati. Certe volte gli stati fanno uso, si avvalgono dell'opera tecnica qualificata della Commissione del diritto internazionale, certe volte invece preferiscono servirsi di comitati ad hoc, il che avviene normalmente per motivi, per due ordini di motivi, o perché si tratta di materie di particolare sensibilità politica, nelle quali quindi gli stati preferiscono avvalersi di loro rappresentanti che possono esprimere e difendere le loro rispettive posizioni. Oppure può succedere per materie di carattere più tecnico, nelle quali c'è bisogno appunto di apporti tecnici specializzati di non giuristi, per esempio, almeno in certe fasi, come è avvenuto in certe fasi per il diritto dell'ambiente, ad esempio, in cui cioè la mera competenza giuridica della Commissione del diritto internazionale non è sufficiente. La stessa Commissione del diritto internazionale utilizza metodi diversi, o fa draft articles, cioè progetti di articoli, oppure, come oggi è la tendenza, sta diventando la tendenza prevalente, si limita alla formulazione di draft principles oppure di semplici conclusions. Il risultato è quindi un panorama piuttosto variegato. Nel diritto dell'Unione Europea, il problema principale della codificazione è che lo stesso per sua struttura, il sistema dell'Unione è limitatamente compatibile con l'idea di codificazioni, soprattutto di portata generale, di codificazioni comprensive. Anzitutto per il suo carattere di work in progress, cioè perché è un diritto in continua evoluzione, mentre l'idea di codificazione è quella della, presuppone un certo grado di stabilità del risultato dell'attività del codificatore, appunto. E in secondo luogo per il ruolo fondamentale che gioca la Corte di Giustizia, la giurisprudenza creativa della Corte di Giustizia, che è in un rapporto di concorrenza e anche in interscambio continuo, reciproco con il sistema delle fonti scritte, entrambi quindi elementi che ostacolano l'idea della vera e propria codificazione del diritto. Il termine codificazione, l'espressione codificazione, è utilizzata oggi da diversi atti di diritto derivato in certi settori, per esempio il regolamento sul regime comune applicabile alle importazioni e quelli che lo hanno seguito più specializzati nella stessa materia, ma anche in altri casi, però questo termine viene utilizzato normalmente, come risulta anche dalle stesse motivazioni di questi atti, viene utilizzato a fini di chiarezza e di razionalizzazione. Qualche volta però altri atti dell'Unione preferiscono usare il termine un po' più modesto, meno impegnativo di quello di codificazione, di rifusione, recast, che sostanzialmente corrisponde a quello che nelle discussioni della dottrina civilistica sulla codificazione viene chiamato, proprio per differenziarlo dalla codificazione, piuttosto come semplice consolidazione, cioè appunto razionalizzazione, sistematizzazione di atti, ma non
creazione di un nuovo diritto e di un diritto completo e basato su un sistema di principi coerente, tale da renderlo anche sostanzialmente idoneo alla autointegrazione, cioè poter risolvere qualsiasi questione giuridica che in quella materia si presenta sulla base dei principi proprio dedotti dal sistema che appunto è il risultato dell'opera di codificazione. C'è quindi da domandarsi, data la ambiguità che il termine di codificazione presenta, fino a che punto questo tipo di atti rispondono alla nozione di codificazione. Nel diritto internazionale privato poi la problematica è la più complessa di tutte, perché oggi coesiste la codificazione per settori, l'uniformazione per settori del diritto internazionale privato fatta dall'Unione Europea con la codificazione nazionali e con l'unificazione, l'uniformazione che si fa soprattutto nell'ambito della conferenza dell'AIA a livello internazionale, quindi gli strumenti sono di un triplice ordine e coesistono e devono essere coordinati tra di loro. L'attività internazionale, la uniformazione del diritto attraverso convenzioni internazionali non è secondo me vera codificazione, uniformazione del diritto, non può aspirare del resto al ruolo di codificazione anche in considerazione del numero normalmente limitato degli stati che partecipano alle convenzioni internazionali nel campo del diritto internazionale privato. Il problema più importante oggi è sicuramente quello nell'ambito del diritto dell'Unione Europea del famoso regolamento Roma Zero, cioè della esigenza di creare una parte generale del diritto internazionale privato dell'Unione Europea, perché oggi la parte generale che ogni ordinamento nazionale ha al proprio interno è ormai ridotta a un rango residuale e presenta anche diversi problemi di compatibilità con l'attività che fa l'Unione Europea di uniformazione del diritto internazionale privato. Però anche a livello di diritto dell'Unione Europea ci sono degli ostacoli di varia natura piuttosto importanti che si frappongono alla possibilità nella fase attuale di creare con un regolamento una parte generale, formulare una parte generale del diritto dell'Unione Europea. Intanto la scarsa coerenza degli strumenti esistenti che su molti punti hanno soluzioni contraddittorie, per esempio il ruolo da attribuire alle norme di applicazione necessarie, specialmente straniere, rinvio, clausola di eccezione presente in alcuni regolamenti, in altri invece no. C'è anche la difficoltà di creare un sistema che possa avere veramente valore generale per l'intera Unione, non soltanto per i protocolli famosi relativi alla posizione speciale di Danimarca, Irlanda e Regno Unito finché rimarrà nell'Unione, ma anche perché molti Paesi membri sono parte di convenzioni internazionali, come per esempio quelle elaborate in seno alla conferenza dell'AIA, e il diritto dell'Unione Europea lascia coesistere, non esercita pressioni sugli Stati membri perché denuncino queste convenzioni, cosa che potrebbero benissimo fare. Quindi in realtà una disciplina uniforme anche geograficamente è difficile poter immaginare che si possa realizzare in tempi brevi. Poi c'è anche il fatto dell'evoluzione continua dell'acquis comunitario. Basta pensare che molti regolamenti contengono una clausola di revisione da parte della Commissione in vista di revisioni continue, con il risultato quindi che questo sviluppo costante ma anche così rapido ovviamente rappresenta un ostacolo alla codificazione, perché la codificazione dovrebbe avere in sé un'idea di almeno relativa aspirazione, ambizione alla stabilità, un certo grado di stabilità che invece il diritto internazionale privato dell'Unione chiaramente non possiede. Questi elementi trovano corrispondenza nell'ambiguità della nozione stessa di codificazione, perché di codificazione si possono avere nozioni diverse, idee diverse, e ciascuna di queste idee può trovarsi rispecchiata più o meno fedelmente nei diversi settori dell'esperienza giuridica internazionale di cui ci occupiamo oggi. E detto questo, darei senz'altro la parola per la prima relazione. Ci sono.
Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare la società italiana per questo invito, gli organizzatori del colloquio, Francesco Salerno, Serena Forlati e tutta la squadra. Sono onoratissimo di essere invitato a questo colloquio. È per me non soltanto un grandissimo onore, ma anche un non meno grande piacere, poiché è nel vostro paese che ho fatto i miei studi di diritto e dove la mia professoressa Flavia Lattanzi scoprì l'internazionalista che si nascondeva in me. Il titolo della mia presentazione è L'età della codificazione light, e avrei forse dovuto aggiungere che nel diritto internazionale pubblico. Nel primo anno dei miei studi in giurisprudenza, appunto a Roma, il professore di teoria generale del diritto ci diede da leggere un libricino di Natalino Irti intitolato L'età della decodificazione. Nel breve termine, per me e i miei colleghi, l'idea che ci fosse una progressiva erosione del codice, un proliferare di leggi speciali, ci deluse moltissimo. Dopotutto avevamo appena speso, pieni di giovane entusiasmo, somme non indifferenti nell'acquisto dei vari codici. Nel più lungo termine, però, questo mio incontro precoce col lato oscuro della codificazione lasciò in me la consapevolezza che il tema del nostro colloquio può far scaturire controversie fondamentali sull'ordinamento giuridico. Chiarisco subito che non è la mia intenzione quella di dire che il diritto internazionale pubblico stia vivendo una età della decodificazione. E ciò se non altro perché l'opera codificatrice non ha mai raggiunto nel nostro ordinamento la centralità raggiunta nel campo del diritto privato con il codice civile. C'è però una curiosa anomalia negli strumenti, appunto, della codificazione del diritto internazionale pubblico nell'ultimo quarto di secolo. E cioè il fatto che le Nazioni Unite sembrano stare abbandonando la forma convenzionale come strumento della codificazione. Negli ultimi 25 anni, infatti, i lavori dell'Assemblea Generale sono risultati soltanto in due convenzioni di codificazione, quella sull'utilizzo dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione e quella sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Lungi dall'essersi fermata, però, l'opera codificatrice delle Nazioni Unite ha avuto in questo periodo un'intensità forse mai vista, ma si è tradotta in una proliferazione di strumenti di varie sfumature di soft law. Ciò mi porta a dire che siamo forse entrati in una fase diversa, nuova della codificazione del diritto internazionale pubblico, un'età che, per motivi che spiegherò fra poco, propongo di chiamare della codificazione light, una codificazione che viene ormai compiuta prevalentemente con strumenti che non sono fonti formali del diritto internazionale. E la domanda che mi porrò e se ciò costituisca una crisi della codificazione, oppure se dobbiamo semplicemente vedere in questa situazione una nuova tappa, che presenta forse nuove sfide, ma forse anche nuove opportunità. Hanno detto di parlare proprio sul microfono. Dunque. L'idea che la codificazione si debba fare tramite una fonte formale del diritto ci viene ispirata dal modello dei diritti interni, come l'ha detto il professor Villani e il professor Salerno in questa mattina. A pensarci bene, però, la codificazione dei diritti interni è assai diversa. Prima di tutto, la codificazione interna viene fatta tramite una legge, cioè da un atto di autorità che si impone ai destinatari delle norme. Questa codificazione rappresenta poi anche un upgrade normativo, poiché spesso traduce norme consuetudinarie in norme legislative di maggior valore giuridico formale. E infine la codificazione legislativa generalmente abroga la normativa contraria preesistente. Ne risulta che la codificazione legislativa presenta indubitabili vantaggi nella ricerca di quello che Natalino Irti chiamava la stabilità e unità dell'ordinamento giuridico, poiché introduce una sistemazione delle norme che è allo stesso tempo sicura e di applicazione universale. La codificazione del diritto internazionale, invece, incontra certe limitazioni intrinseche. Nel miglior dei casi, la codificazione internazionale si fa tramite un trattato,
cioè una fonte del diritto che deve essere accettata dai destinatari. Costoro hanno sempre l'opzione di chiamarsi fuori o astenendosi dal ratificare. Troppo forte. Ecco. O astenendosi dal ratificare il trattato oppure formulandoci riserve. La codificazione convenzionale poi non fa altro che riprodurre la norma consuetudinaria in una fonte scritta, ma che non ha un valore giuridico formale maggiore. E ne consegue che il trattato di codificazione non abroga, ma piuttosto coesiste con le norme del diritto consuetudinario preesistente. E ciò, badate bene, non soltanto nelle relazioni fra gli stati che hanno accettato il trattato di codificazione e quelli che non vi hanno aderito, questo lo sappiamo dalla Corte Internazionale di Giustizia dal 1969 nel caso della piattaforma continentale in Mare del Nord, ma anche fra gli stati parti del trattato di codificazione, ciò che abbiamo imparato pure dalla Corte Internazionale di Giustizia, ma nel 1986 nel caso di Nicaragua. Ne risulta che per l'internazionalista il vantaggio di procedere a una codificazione per trattato non è così manifesto. Ci si guadagna sì in chiarezza e sistematizzazione, ma non in valore giuridico o unità di regime. E si corre addirittura il rischio di portare confusione nel caso in cui le negoziazioni catalizzassero controversie di fondo sullo stato del diritto, risultassero in un trattato di codificazione che non raccolga sufficienti ratifiche per entrare in vigore. Insomma, l'esercizio codificatore internazionale comporta il rischio che, non essendoci accontentati di quelle norme consuetudinarie dal contenuto forse incerto, ma almeno universali, ci ritroviamo con una bella sistematizzazione convenzionale che porta però instabilità e frantumazione nel sistema. In realtà, se prendiamo una prospettiva storica, l'idea che la codificazione del diritto internazionale pubblico si debba compiere tramite trattati non è un dato di fatto. Lo Statuto della Commissione di diritto internazionale richiede la preparazione di progetti di convenzione, soltanto nell'ipotesi di uno sviluppo progressivo, cioè di regolamentazione di materie nelle quali la prassi statale non si è ancora sviluppata. E ciò è logico, poiché in questi casi si tratta di creare nuove norme. Per la codificazione stricto sensu, cioè per la formulazione e sistematizzazione di norme consuetudinarie preesistenti, lo Statuto contempla invece un ventaglio più ampio di possibilità, che includono per esempio la semplice formulazione di un rapporto della Commissione o la possibilità per l'Assemblea Generale di prendere nota di questo rapporto. E in effetti, nei suoi primi anni di lavoro, la Commissione produsse vari progetti non intesi per una codificazione convenzionale, come il progetto di dichiarazione sui diritti e doveri degli Stati, la formulazione dei principi di Norimberga, che menzionò Micaela Frulli questa mattina, o le regole del modello sulla procedura arbitrale. Questo sviluppo spiega in parte, ben presto la Commissione incominciò a specializzarsi nella preparazione di veri e propri progetti di convenzione. Se qualcuno sa come posso fare a meno di questo. Grazie. Ecco, riprendo. Allora, ben presto però la Commissione incominciò a specializzarsi nella preparazione di veri e propri progetti di convenzione, per esempio sulla polidia, sul diritto del mare o sulle relazioni diplomatiche e consolari. Negli anni 60 l'idea si era ormai raffermata nelle menti degli internazionalisti che la Commissione fosse un redattore di progetti di convenzione. Questo sviluppo si spiega in parte dalla difficoltà incontrata dalla Commissione nel separare chiaramente gli esercizi di codificazione stricto sensu e di sviluppo progressivo. Nel dubbio sulla natura delle norme da codificare, meglio adottare uno strumento convenzionale. Però non si tratta di una ragione di principio. Come lo ricordò il professor Pocar questa mattina, addirittura la codificazione più riuscita delle Nazioni Unite, quella sul diritto dei trattati, venne adottata tramite una convenzione
semplicemente per ragioni circostanziali legate a un certo momento storico particolare, e cioè l'idea di dare l'opportunità agli stati recentemente decolonizzati di partecipare nella formulazione delle norme da codificare. Ma appena raggiunto questo apogeo, il successo della codificazione convenzionale cominciò a declinare. La Convenzione di Vienna stessa ci mise ben più di un decennio per entrare in vigore, e oggi ancora non conta che 116 stati parti, restando ben lontana dall'universalità. Inoltre, nessuno dei trattati di codificazione adottati da allora, i due che ho menzionato prima, ma anche quelli sulla rappresentanza degli stati nelle loro relazioni con le organizzazioni internazionali, sulla prevenzione e repressione dei crimini contro persone internazionalmente protette o sulla successione in materia dei trattati, nessuno di questi trattati ha raggiunto un tale successo. Ecco che entra in scena la codificazione light. Dagli anni 90 il nostro affidabile redattore di progetti di convenzioni comincia a cambiare corso. Sul tema della nazionalità in casi di successione di stati, siccome le due convenzioni di Vienna su questo tema non erano entrate in vigore, la Commissione raccomanda l'adozione di una semplice dichiarazione invece di un trattato. Sulle riserve ai trattati, la Commissione si ripropone di codificare un tema che è già stato codificato, ma non vi preoccupate, il risultato non sarà altro che una serie di direttive non vincolanti, una semplice cassetta degli attrezzi, questi sono i termini della Commissione, per i professionisti della materia. E poi, colpo di scena, dopo mezzo secolo di lavoro sulla responsabilità internazionale degli Stati, la Commissione presenta un elaborato progetto di articoli, pregando l'Assemblea però di non toccarlo ancora, di limitarsi a prenderne nota e di lasciare a più tardi la decisione se farne o no una convenzione. Ci sono molte spiegazioni per questa proposta, ma vorrei menzionarne una in particolare. Secondo James Crawford, l'ultimo relatore speciale della Commissione su questo tema, la negoziazione di una convenzione potrebbe addirittura avere un effetto decodificatore, ma non nel senso dell'IRTI, e cioè potrebbe provocare dubbi sullo stato del diritto nella materia che sono già stati risolti grazie all'equilibrato prodotto della Commissione, un prodotto degli esperti. Da allora questa sembra la nuova tendenza. La maggior parte dei progetti recentemente preparati dalla Commissione, come lo menzionò il professor Davi, consistono in principi, cioè prescrizioni generali che non verranno incluse in uno strumento vincolante, per esempio sulla responsabilità per danni transfrontalieri, direttive, cioè una serie di enunciati prescrittivi che però non hanno effetto vincolante e non intendono essere un progetto di convenzione, per esempio sull'applicazione provvisoria dei trattati o la protezione dell'atmosfera, conclusioni, cioè affermazioni che non sono neanche prescrittive, ma descrittive della prassi, per esempio sugli accordi e prassi successivi in materia di interpretazione dei trattati, sull'identificazione del diritto consuetudinario o sullo jus cogens, o semplicemente studi, come nel caso della frammentazione del diritto internazionale. E anche quando la Commissione propone veri e propri progetti di articoli e raccomanda l'adozione di una convenzione alla vecchia maniera, l'Assemblea Generale sembra esitare e preferisce rimandare di solito in periodi di 3 anni la decisione se convocare o no una conferenza di plenipotenziari. Questi progetti di articoli, come quelli sulla responsabilità degli Stati, la protezione diplomatica, la responsabilità delle organizzazioni internazionali, gli effetti dei conflitti armati sui trattati, la protezione di persone in caso di catastrofi, gli acquiferi trasfrontalieri, la prevenzione dei danni trasfrontalieri che risultano da attività pericolose, l'espulsione degli stranieri, tutti questi progetti di articoli rimangono in un purgatorio di indecisione nell'attesa di raggiungere il paradiso convenzionale. Nel caso della responsabilità degli Stati, questa attesa, degna di Godot, si protrae da ormai 17 anni. La domanda che si pone è se questo abbandono della forma convenzionale costituisce un passo indietro nell'opera codificatrice. E a questo riguardo vorrei fare 2 osservazioni.
La prima è che da una recensione fatta dal segretario generale delle Nazioni Unite su richiesta dell'Assemblea generale risultano centinaia di casi nei quali gli articoli della Commissione sulla responsabilità degli Stati sono stati usati dalla giurisprudenza. Tribunali di ogni tipo, dalla Corte Internazionale di Giustizia all'organo di appello dell'OMC o a tribunali arbitrali, addirittura anche tribunali interni, fanno ricorso agli articoli per determinare il diritto consuetudinario applicabile e lo fanno spesso citandoli come unica autorità senza nessun'altra indagine sulla prassi o l'opinio iuris. In altre parole, anche senza essere una fonte formale del diritto, questi articoli sono diventati il punto di riferimento sine qua non della responsabilità degli Stati. Questo fenomeno è anche più straordinario se lo compariamo all'uso che i tribunali internazionali hanno fatto della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Anche questo è il riferimento sine qua non della sua materia, usata da una miriade di sentenze. Ma mi direte, eh sì, è una fonte del diritto. Se prendiamo però l'esempio della Corte Internazionale di Giustizia, scopriamo che seppure questa si è riferita alla Convenzione di Vienna tantissime volte per determinare le regole applicabili in materia dei trattati, essa non ha mai applicato la Convenzione vera e propria, quale fonte del diritto applicabile al trattato in questione. Mai tranne una volta, e cioè nel caso dell'accordo interinale del 95 fra l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Grecia. Questo è l'unico caso di applicazione vera e propria della Convenzione di Vienna. In tutti gli altri casi, quello che la Corte ha fatto è usare la Convenzione come descrizione autorevole delle norme consuetudinarie applicabili. In altre parole, il successo di una codificazione non sembra affatto dipendere dal valore giuridico formale dello strumento. Ciò che conta non è la potestas di colui che ha effettuato la codificazione come produttore di norme dell'ordinamento, ma molto semplicemente la sua auctoritas, la sua autorevolezza come manifestazione di un sapere riconosciuto socialmente. Questo fenomeno spiega perché le Nazioni Unite si possono permettere di non codificare più per trattato. Basta avere uno strumento che venga socialmente riconosciuto quale codificazione delle norme consuetudinarie. Non c'è bisogno di perdere tempo in lunghe e costose conferenze diplomatiche. Non c'è rischio di incertezza o frammentazione del diritto né di decodificazione. Come le bibite analcoliche, la codificazione light, fatta da strumenti di soft law, sembra offrire tutto il sapore della codificazione classica per trattato, senza le calorie. La codificazione light presenta addirittura un vantaggio sulla codificazione convenzionale. E cioè non congela le norme nell'immagine che se ne fa in un momento storico specifico. Poiché non si fa tramite una fonte formale, la codificazione light permette alla prassi di continuare ad evolvere e di adattarsi ai bisogni cangianti della comunità internazionale. Questa evoluzione recente, dunque, non è necessariamente negativa, ma senz'altro pone delle sfide. E per concludere vorrei menzionare alcune di queste, riferendomi in particolare a tre attori della scena della codificazione, cioè il codificatore stesso, il giudice e il rappresentante dello Stato. Per il codificatore, prima di tutto. Per il codificatore la codificazione light implica una democratizzazione del potere codificatore. Se l'obiettivo della codificazione è l'adozione di un trattato multilaterale, non c'è dubbio che la Commissione di diritto internazionale si trova in una posizione privilegiata, data la sua relazione istituzionale con gli organi intergovernativi onusiani. Se invece basta con uno strumento autorevole di soft law, altri attori possono assumere un ruolo centrale nella codificazione. Guardate, questa non è una novità. Dopotutto l'Istituto Droit International vinse il premio Nobel della pace per il suo lavoro codificatore non istituzionale ben più di 100 anni fa. Ma altri hanno colto questa opportunità, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con la sua indagine sul diritto umanitario che menzionò il professor Benvenuti questa mattina, o Amnesty International con il suo studio sulla giurisdizione universale.
Se non c'è negoziazione di un trattato di codificazione, poi, la consultazione con i governi nella fase preparatoria della codificazione, cioè addirittura prima che il prodotto si cristallizzi in uno strumento di soft law o in un progetto di articoli, diventa fondamentale. Ecco che l'interazione fra la Commissione di diritto internazionale e la sesta Commissione diventa essenziale e che spiega perché la Commissione ha deciso, per celebrare il suo 70° anniversario, di riunirsi a New York nel mese scorso. Ed è altrettanto importante per la Commissione di essere chiara, sin dall'inizio dei suoi lavori, sulle sue intenzioni. Codificazione convenzionale o no? Non è escluso che il trattato continui ad essere un mezzo adeguato in alcuni casi per codificare, per esempio sui crimini contro l'umanità. Soltanto il trattato, per esempio, può permettere la creazione di meccanismi istituzionali di monitoraggio o di risoluzione di controversie. In altri casi, però, la codificazione light offre forse una migliore opzione. Ma questa è una questione che si deve considerare sin dall'inizio. E forse uno dei problemi nel dibattito sul futuro degli articoli sulla responsabilità degli Stati è appunto che il fatto che è sorto verso la fine dei lavori. Cioè la Commissione aveva lavorato per decenni nell'intesa, implicita ma sempre lì, che il prodotto sarebbe stato sottomesso a una conferenza di plenipotenziari. Il fatto che si cambi idea all'ultimo momento priva ex post facto gli Stati dell'opportunità di reagire. Il giudice poi. Il giudice si ritrova con un potere centrale in materia di codificazione. Per gli articoli sulla responsabilità, per esempio, l'Assemblea Generale, chiedendo appunto queste recensioni della giurisprudenza, sembra considerare che la decisione se procedere o no a una convenzione, con una convenzione dipenda dall'uso che di questi articoli fa la giurisprudenza. E forse rispondendo alla domanda di Pasquale De Sena questa mattina, il giudice dunque si trova in questa codificazione light in una posizione che non è forse di creazione normativa, ma che sembra determinante per la sorte della codificazione light e che può far evolvere il diritto consuetudinario anche a una velocità inusuale, come lo presentì già da tempo Luigi Condorelli quando parlò di una consuetudine grande vitesse, parlando nell'ambito del diritto internazionale umanitario tramite il lavoro dei tribunali penali. E infine il rappresentante dello Stato. Il rappresentante dello Stato deve prendere coscienza di due corollari importantissimi della codificazione light. Prima di tutto, che la postergazione di una decisione sul futuro dei vari progetti di articoli non mantiene lo status quo. L'indecisione degli Stati può far sì che si trovino davanti a un fatto compiuto, data l'interazione autonoma fra il codificatore e il giudice, come è successo per esempio in relazione a questioni come lo stato di necessità o l'attribuzione allo Stato della condotta degli individui. E poi il rappresentante dello Stato deve sapere che seguire i lavori della Commissione di diritto internazionale, presentare commenti regolarmente, esprimere appoggio o sollevare dubbi è essenziale per preservare gli interessi degli Stati che rappresentano. Insomma, come l'età della decodificazione che imparai dall'IRTI, questa età della codificazione light non è necessariamente uno sviluppo inopportuno, ma ci porta senz'altro a ripensare i checks and balances della formazione delle norme del nostro ordinamento. Tante grazie. Ringrazio il dottor Villalpando per questa sua interessante presentazione. Non c'è dubbio che la codificazione light presenta moltissimi vantaggi rispetto all'accordo internazionale, soprattutto perché, data l'autorevolezza della Commissione del diritto internazionale, evitare di sottoporre al test, alla controprova rappresentata dal numero di ratifiche che un trattato internazionale riceve, spesso in casi alcune delle più recenti convenzioni di codificazione hanno avuto pochissime ratifiche, come per esempio la convenzione sulla immunità giurisdizionale degli Stati, che mi pare che è ancora ferma a una quindicina. Finisce per consentire alla Commissione del diritto internazionale in molti casi di
fare progredire di più, di sviluppare di più il diritto internazionale, proprio perché la possibilità di offrire, avendo come destinatari non più tanto gli stati quanto piuttosto gli operatori giuridici sia internazionali che interni, un testo contenente un'enunciazione sistematica dei principi relativi a un certo settore, può promuovere lo sviluppo del diritto internazionale molto più facilmente di quello che succederebbe nel caso in cui poi le convenzioni di codificazione hanno un successo limitato. Non c'è dubbio che è un grande vantaggio anche strategico, diciamo, nello sviluppo del diritto internazionale. Bene, e allora passiamo adesso alla relazione della professoressa Paola Mori sugli strumenti della codificazione nel diritto dell'Unione Europea. Grazie Presidente. Un ringraziamento particolare a Francesco Salerno e a tutti gli amici dell'Università di Ferrara per questa importante e bellissima occasione di incontro nell'ambito della SIDI. Come è emerso da molte delle relazioni svolte questa mattina e anche dall'introduzione del Presidente di questa sessione, un discorso sugli strumenti di codificazione nell'Unione Europea appare particolarmente complesso per la difficoltà di individuare un concetto unitario di codificazione, un concetto questo che si rivela invece mutevole a seconda degli ordinamenti giuridici in cui interviene, delle finalità a cui risponde di volta in volta e degli strumenti che utilizza. Ulteriori difficoltà derivano dalle caratteristiche dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, ordinamento caratterizzato da una struttura non statale, non sovrana, ma sopranazionale, ente di governo di un processo di integrazione fra gli Stati europei fortemente dinamico e in continua evoluzione. Ebbene, venendo all'oggetto di questa relazione, la codificazione nel diritto dell'Unione Europea e i suoi strumenti di realizzazione, la prima conclusione che verrebbe da trarre è che la codificazione europea differisce nettamente da quella di diritto internazionale. Nel sistema dell'Unione il termine codificazione ha infatti un significato tecnico ben preciso che la identifica formalmente solo con una codificazione strettamente compilativa. Ciò si spiega con le ragioni storiche che portarono alla sua comparsa nel panorama giuridico dell'Unione, quelle che evocate dal Consiglio europeo del 1992 a Birmingham e poi a Edimburgo, di rendere la legislazione comunitaria più accessibile, semplice e chiara, e grazie a ciò la comunità più vicina, più aperta e più vicina ai suoi cittadini. Fatto sta che con l'accordo interistituzionale del 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, accordo che è ancora oggi attuale, si è specificato che nell'Unione Europea per codificazione ufficiale si intende la procedura volta ad abrogare gli atti oggetto della codificazione e a sostituirli con un unico atto che non contenga alcuna modifica sostanziale di detti atti. L'accordo disciplina una procedura legislativa accelerata e semplificata per l'adozione di un atto giuridico nuovo che integri in un testo unico, senza cambiarne la sostanza, un atto di base precedente con le sue successive modifiche. Il nuovo atto sostituisce e abroga il precedente. A questo scopo, pur prevedendo in linea di principio che il normale iter legislativo venga integralmente rispettato, l'accordo ne comprime i tempi in alcuni passaggi e quindi la pienezza delle prerogative altrimenti spettanti alle tre istituzioni politiche. Proprio per questo l'accordo pone alla Commissione l'impegno a non introdurre nelle proposte di codificazione alcuna modifica sostanziale degli atti oggetto di codificazione ed escluse espressamente la possibilità delle altre due istituzioni legislative di presentare emendamenti a tali proposte. Ciò in quanto, come recita l'accordo, il loro oggetto, vale a dire la mera codificazione dei testi esistenti, rappresenta un limite giuridico che preclude qualsiasi modifica sostanziale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Naturalmente, per il suo carattere strettamente compilativo, la codificazione usa strumenti giuridici della medesima natura di quelli che dettano le disposizioni legislative oggetto di codificazione, nel senso che là dove queste siano contenute in direttive, ugualmente con direttiva si procede alla codificazione e così ugualmente per i regolamenti. Risponde alla stessa finalità di maggior trasparenza e accessibilità per il cittadino la prassi ormai sistematica dell'Ufficio Interistituzionale delle Pubblicazioni dell'Unione di procedere autonomamente ad una codificazione informale e periodica degli atti legislativi che siano stati oggetto di modifiche successive. Il risultato è pubblicato sul sito Eurlex. L'esercizio, che è comunemente noto come consolidamento, si svolge attraverso percorsi e strumenti non ufficiali e quindi non porta, a differenza della codificazione ufficiale, all'abrogazione degli atti consolidati, i quali rimangono quelli unicamente vigenti. In taluni casi, la codificazione formale del diritto dell'Unione può anche assumere, assoggettandosi però al normale iter legislativo, una veste non esclusivamente ricognitiva. Sulla base di un altro accordo interistituzionale del 2001, l'Unione fa infatti talvolta ricorso alla tecnica legislativa della cosiddetta rifusione degli atti normativi, tecnica che consente di codificare e modificare gli atti in un unico testo legislativo. Attraverso la rifusione si procede all'adozione di un nuovo atto legislativo che codifica sì le disposizioni di uno o più atti precedenti abrogandoli, ma vi integra al tempo stesso delle modificazioni sostanziali che si intendono apportare alla disciplina oggetto di codificazione. Lo stretto legame comunque esistente tra rifusione e codificazione è dimostrato dal fatto che lo stesso accordo interistituzionale del 2001 esclude che si possa riportare la tecnica della rifusione l'ipotesi in cui si modifichi la sostanza di tutte le disposizioni precedenti che sono oggetto di codificazione, quando cioè l'intervento legislativo finisca per essere nei fatti totalmente innovativo. Questo non impedisce però che, a differenza di quanto abbiamo detto per la codificazione, la rifusione possa realizzarsi, proprio perché non esclusivamente ricognitiva, anche attraverso uno strumento giuridico diverso da taluno degli atti che ne sono oggetto. Vi sono esempi di regolamenti di rifusione che hanno codificato, modificato e abrogato accanto a precedenti regolamenti una decisione del Consiglio, o anche di direttive di rifusione che hanno fatto altrettanto rispetto ad un precedente regolamento. È da pensare però che questa possibilità non possa essere spinta fino al punto di modificare la natura giuridica non di alcuni soltanto, ma di tutti gli strumenti oggetto della rifusione, come ad esempio nel caso della prospettata riforma del diritto d'asilo, che porterebbe alla sostituzione della direttiva qualifiche e della direttiva procedure con due regolamenti. Qui infatti si sarebbe, non solo si sarebbe di fronte a una sostanziale modifica della disciplina della materia interessata, ma la diversa natura giuridica assunta dalle norme codificate coinvolgerebbe l'intera disciplina oggetto di rifusione, la quale passerebbe da un regime di armonizzazione delle legislazioni nazionali ad un regime uniforme. In un caso come nell'altro, si deve però comunque concludere che nel sistema giuridico dell'Unione la codificazione ufficiale si identifica dal punto di vista formale con una codificazione limitata contenutisticamente, analoga per certi versi alla codificazione per testi unici propri dei diritti nazionali, e che al pari di questa può anche assumere una veste non meramente compilativa nella versione della rifusione. Essa infatti non è finalizzata come nella codificazione per codici, nella codificazione nazionale o nella codificazione internazionale del diritto consuetudinario ad una sistematizzazione di ampi settori di quei diritti e quindi all'unificazione nell'opera di codificazione di più atti o discipline preesistenti, potenzialmente anche di natura formale diversa, norme positive, prassi, giurisprudenza. Al contrario, nell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea
la codificazione ufficiale è limitata alla codificazione di una specifica disciplina, quale formalizzata in un atto giuridico già vigente e negli atti successivi che l'hanno specificamente modificato. Vista la varietà di forme che la codificazione ha assunto nei diversi ordinamenti, ci possiamo però chiedere se in quello dell'Unione sia comunque possibile rintracciare delle forme di codificazione del suo diritto ulteriori rispetto a quelle ufficiali appena esaminate ed eventualmente quali ne siano gli strumenti. Da questa ricerca escluderò alcune fattispecie che, pur se più o meno ricondotte a un fenomeno codificatorio, non ritengo appropriato trattare in questa sede. Mi riferisco da un lato ai numerosi casi che ha ricordato questa mattina il collega Triggiani, in cui in occasione dell'esercizio di revisione dei trattati istitutivi si è proceduto alla positivizzazione o alla formalizzazione di prassi delle istituzioni o di principi enunciati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. E d'altro lato mi riferisco a quegli ancor più numerosi atti legislativi che l'Unione ha adottato e adotta in alcuni settori di sua competenza per regolare aspetti più o meno ampi e di sistema di tali settori. In tutte e due queste ipotesi è infatti possibile rintracciare da parte dell'Unione un intento codificatorio. Nella prima ritroviamo quel superamento del diritto non scritto che è uno degli obiettivi tipici della codificazione, anche se qui tale superamento sembra aver risposto, per la sua forte episodicità e mancanza di sistematicità, più una volontà di costituzionalizzazione nei trattati delle relative prassi e giurisprudenze che è un obiettivo di vera e propria codificazione. Per la seconda ipotesi, l'assimilabilità ad un'azione di codificazione è ancora più fondata, visto che al suo interno è possibile in effetti ritrovare atti che, per quanto settoriali, possono essere legittimamente assimilati a strumenti di natura codificatoria. I più tipici di questi sono sicuramente alcuni di quegli atti che l'Unione ha adottato nel settore del diritto internazionale, privato e processuale. Altrettanto si può dire di talune iniziative legislative che, soprattutto dopo il Trattato di Lisbona, l'Unione ha adottato nel campo vicino, parallelo, diciamo così, del diritto penale e del diritto processuale penale. Ma anche al di fuori di questi due specifici settori, la regolazione di profili più o meno ampi delle materie di competenza dell'Unione è spesso avvenuta attraverso l'adozione di discipline normative che a volte evocano forme di codificazione orizzontale. Ad esempio la direttiva 2004, del 2004 numero 38, con cui l'Unione ha dato sistemazione alla disciplina generale della libera circolazione e del soggiorno ai cittadini europei, riunificando in quest'unico atto tanto le tre precedenti direttive sui lavoratori, sugli studenti, sugli altri cittadini, quanto i punti salienti della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia. Ciononostante, un esame dettagliato di queste diverse fattispecie non mi sembrerebbe opportuno in questa sede, sia perché in parte trattate in altre relazioni, sia perché farlo nel quadro di questa relazione equivarrebbe a occuparsi dell'intera attività normativa dell'Unione nel suo complesso. Quindi, nei limiti contenutistici e temporali di questa relazione, mi limito ad osservare come l'attività di codificazione dell'Unione in questo vasto ambito si presenta come una codificazione innovativa che per realizzarla si è fatto ricorso a strumenti giuridici diversi ed infine che si presenta anch'essa al pari della codificazione ufficiale come una codificazione sostanzialmente parcellizzata. Quanto in particolare agli strumenti utilizzati, la scelta è caduta talvolta sulle direttive e talaltra sui regolamenti. A parte il caso in cui era la stessa base giuridica ad imporre specificamente il ricorso ad uno di questi atti, le ragioni della scelta non sempre sono chiare. Come detto, è stato detto che nei due settori dove l'attività legislativa dell'Unione è stata più attiva in questa direzione di carattere codificatorio, la cooperazione giudiziaria in materia civile e quella in materia penale, la scelta ha finito
per tipizzarsi per settore. Nella cooperazione giudiziaria in materia civile si è fatto ricorso quasi esclusivo allo strumento del regolamento, nonostante che l'articolo 81, paragrafo 2 del trattato parli genericamente di misure. Per la cooperazione giudiziaria in materia penale e per la cooperazione in materia penale, lo strumento utilizzato in via altrettanto esclusiva è stata invece la direttiva, prima di Lisbona, le decisioni quadro. Il ricorso a questo tipo di atto effettivamente è imposto espressamente dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 83 per alcuni aspetti di questa cooperazione in cui l'Unione è richiesta di stabilire norme minime di armonizzazione, ma si è fatto ricorso anche allo strumento della direttiva anche per atti adottati sulla base dell'articolo 82, paragrafo 1, che fa invece genericamente menzione del termine misure. Il risultato è che la codificazione di aspetti analoghi della cooperazione giudiziaria europea risulta regolata con strumenti diversi, a seconda che quella cooperazione riguardi la materia civile, quindi i regolamenti, o la materia penale, e quindi direttive. A conclusione di questa prima analisi, osservo che mentre nel caso della codificazione ufficiale inizialmente esaminata, il tipo di strumento utilizzato non ha rilievo sull'efficacia delle norme codificate, che rimane quella originaria, nei casi appena trattati la scelta dello strumento incide sul modo di operare di tali norme. Ciò non fa certamente venir meno il carattere codificatorio, ma dà vita a due forme diverse di codificazione, l'una, quella da regolamento, produttiva di norme uniformi e autoapplicative, l'altra, quella da direttiva, operante attraverso norme nazionali, seppur armonizzate nel quadro dei confini indicati dalla direttiva. Se da questo punto di vista queste forme di codificazione si differenziano dalla codificazione ufficiale, quando le si guardi sotto il profilo dei contenuti, anch'esse danno vita, al pari della codificazione ufficiale, ad una codificazione episodica o comunque priva di sistematicità. Ciò non deve stupire, visto che per le sue caratteristiche il sistema dell'Unione non si presta in linea di principio ad una codificazione codicistica, ovvero generale e sistematica. L'Unione opera infatti sulla base di un rigido principio di attribuzione che fa sì che la sua azione si svolga per singole basi giuridiche e materiali e non si presti ad una regolamentazione trasversale di sistema. Anche perché il negoziato avviene anch'esso per specifiche materie, finendo così per far prevalere, anche rispetto ai profili più generali di esse, soluzioni specifiche o settoriali, perché strettamente legate agli interessi impostisi nel corso del negoziato. A ciò si aggiunga che, tranne i rari casi in cui i trattati riconoscano uno specifico atto da adottare dalle istituzioni un carattere, per così dire, supralegislativo, per il resto, tra gli atti delle istituzioni non esiste un rapporto gerarchico. Tutto ciò introduce un importante limite di carattere contenutistico e sistematico ad una possibile attività di codificazione, di unificazione o di armonizzazione. Da un lato, infatti, l'ipotesi di una codificazione generale che intervenga in modo orizzontale in un ambito relativamente ampio rischia di riguardare più basi giuridiche, ostacolando il ricorso a quella più idonea a tale codificazione. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, laddove esista una base giuridica specifica, essa deve essere preferita a quella più generale, a cui possano ugualmente ricondursi il contenuto e lo scopo dell'atto. E d'altra parte, anche laddove fosse possibile fondare la codificazione su basi giuridiche tendenzialmente ampie come l'articolo 114 o l'articolo 352 del trattato, l'eventuale codificazione generale potrà legittimamente essere oggetto di deroghe esplicite o implicite da parte di atti adottati su basi giuridiche più specifiche ugualmente competenti. Una conferma di queste difficoltà di sistema viene dall'esito non positivo che hanno avuto sinora alcuni tentativi di realizzare, ciò nonostante, codificazioni generali. Ricordo l'iniziativa di cui ha parlato questa mattina Ennio Triggiani, iniziativa del Parlamento europeo per una codificazione dei procedimenti amministrativi dell'Unione europea, a cui la Commissione non ha dato seguito
evidenziando una serie di problemi, tra cui emerge significativamente la difficoltà di ricondurre ad un unico strumento legislativo di portata generale e orizzontale procedure e regole altamente specializzate e settoriali che trovano regolamentazione negli atti che disciplinano la specifica materia. Difficoltà per ora non superate ha incontrato anche l'armonizzazione del diritto privato sostanziale. La proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita presentata nel 2011 è stata poi ritirata dalla Commissione in considerazione delle forti perplessità che erano emerse per quanto riguarda sia la base giuridica sia la complessità del collegamento del proposto regolamento con i diversi sistemi giuridici nazionali e con altri atti europei e internazionali. Proprio la difficoltà di individuare una base giuridica appropriata, se non addirittura la mancanza di una competenza specifica, ha portato spesso all'adozione di codici, che io avevo definito di soft law, ma oggi basta definire light law. Questi codici sono atti di origine, portata e contenuti eterogenei. Alcuni fra questi costituiscono uno strumento di autoregolamentazione delle istituzioni, altri sono stati adottati come strumento facoltativo e non vincolante di regolamentazione uniforme di una data materia. Evidentemente non hanno carattere vincolante, si limitano a definire e delineare principi e obiettivi di un'azione ai margini, se non al di fuori certe volte delle competenze comunitarie. Tant'è vero che in alcuni casi questi codici sono stati adottati dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in formula mista. Un'ultima conferma viene anche da quella che credo sia l'unica vera codificazione codicistica, concedetemi questa brutta espressione, effettuata all'interno dell'Unione, la Carta dei diritti fondamentali. La Carta racchiude infatti un catalogo organico, tendenzialmente completo, di diritti fondamentali, allo stesso tempo ricognitivo di diritti sanciti altrove, nei trattati istitutivi, in strumenti internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea, la Convenzione di Oviedo, nelle tradizioni costituzionali comuni. Ma è uno strumento anche fortemente innovativo, dato che codifica in maniera sistematica e in un unico testo diritti dotati all'origine di una portata normativa differente, modificandone talvolta il contenuto e integrandolo talaltra con sviluppi anche rilevanti. Ma la Carta è dovuta nascere fuori dal sistema, con una procedura del tutto particolare, con un atto di soft law, e ha potuto esprimere pienamente il suo potenziale normativo solo nel tempo, grazie ad una successiva modifica dei trattati. La vicenda della Carta è dunque particolarmente significativa perché dà conto in maniera evidente del carattere progressivo e dinamico che caratterizza l'ordinamento dell'Unione Europea e questo tanto sotto il profilo dei contenuti quanto se non soprattutto sotto il profilo giuridico formale. Allo stato attuale il processo codificatorio dell'Unione sembra dunque limitarsi necessariamente ad interventi che pur rivestendo un ruolo molto significativo nello sviluppo del processo di integrazione europea e del coordinamento degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, hanno un'impronta settoriale e, come è stato sottolineato da Francesco Salerno, restano pur sempre modelli normativi parziali. E questo non mi sembra che possa essere smentito dalla considerazione che la componente forse principale del processo di integrazione europea sia quella di superare le diversità fra le legislazioni degli Stati membri attraverso il loro coordinamento con l'adozione UE di norme europee uniformi destinate ad applicarsi negli ordinamenti nazionali, UE di norme che dettano principi e standard comuni così da armonizzare in vario grado le normative nazionali. Grazie. Grazie professoressa Mori per questa relazione che ci ha fatto vedere la diversità dei modelli, degli strumenti e degli obiettivi, codificazione, rifusione, armonizzazione, costituzionalizzazione, tutti strumenti che rispondono ad obiettivi diversi e che si integrano reciprocamente per
promuovere lo sviluppo dell'integrazione. E adesso la parola al professor Leandro, che farà la sua relazione sulla codificazione del diritto internazionale privato tra strumenti internazionalistici e diritto dell'Unione Europea. Bene, no, questo dovrebbe andare. Grazie, grazie Presidente, ringrazio anche io di cuore gli organizzatori per avermi invitato e per la graditissima ospitalità. Grazie anche a chi mi ha preceduto nelle varie sessioni, a cominciare dalle parole introduttive del Presidente Villani, si evince che il diritto internazionale privato pone problemi peculiari nell'ambito della codificazione, che la prospettiva dei rapporti tra strumenti internazionali, diritto dell'Unione Europea e codificazione nazionale dovrebbe valorizzare, dovrebbe enfatizzare. In ragione anche dei 20-25 minuti a disposizione, cercherò di condurre un discorso d'insieme. Processi di codificazione nazionali, rispetto ai quali è più appropriato attribuire il termine di codificazione, i processi di unificazione internazionale, che sia regionale o universale in questo momento poco conta, termine unificazione maggiormente attagliato alla Convenzione Uniforme di diritto internazionale privato, e quelli che possiamo chiamare frammenti, indizi, come fra un po' vedremo, di codificazione di diritto internazionale dell'Unione Europea, hanno sicuramente un dato comune, almeno attualmente, quello di poggiare su un dialogo tra quelle che furono chiamate a suo tempo autorevolmente concezioni politiche, giuridiche e sociali, con la novità, rispetto a quando fu coniata questa espressione nello studio internazionale privatistico, che le concezioni in questione sono tanto nazionali quanto internazionali e infine europee. Concezioni dunque radicate nelle tradizioni giuridiche, viene subito da ricordare e recuperare quanto detto stamattina a proposito della contrapposizione, ma direi anche contaminazione, common law, civil law, concezioni che sono state elaborate naturalmente con i fenomeni di integrazione avanzata, come, ma non solo, la più avanzata certamente è quella dell'Unione Europea, e concezioni che si sono sviluppate nel consesso internazionale, come ad esempio la conferenza dell'AIA. E non è, a mio avviso, sbagliato parlare di concezioni comuni, basti pensare anche a un'ulteriormente richiamata idea di una passerella di nozioni comune che si è formata anche all'interno della conferenza dell'AIA di diritto internazionale privato. Si prospetta in studi anche di diritto internazionale pubblico con riferimento ai trattati internazionali, interpretazioni sistematiche intertestuali tra convenzioni. Bene, quando queste convenzioni nascono all'interno di un consesso comune come la conferenza dell'AIA, l'interpretazione sistematica attecchisce decisamente maggiormente rispetto ad altri casi. In ogni caso possiamo parlare di queste concezioni, di un dialogo tra le varie concezioni. Nel campo del diritto dell'Unione Europea, che come noi sappiamo ha comunitarizzato la cooperazione giudiziaria civile dopo che questa ha avuto luogo attraverso il metodo intergovernativo, il dialogo inizialmente era all'interno delle concezioni nazionali, che portavano con sé naturalmente o un'idea di codificazione tipica del civil law e una idiosincrasia verso la codificazione tipica di common law. Da questa contaminazione, che inizialmente pendeva tutta dal lato di civil law, se pensiamo agli stati che hanno creato la Convenzione di Bruxelles del 68, piano piano la bilancia si è un po' equilibrata, direi comunque c'è sempre una preponderanza della concezione di civil law. Però non tanto con i varie trasformazioni della Convenzione di Bruxelles in regolamento fino al Bruxelles 1 bis, quanto guardando il diritto processuale civile internazionale europeo nel suo complesso, noi possiamo vedere che nel diritto internazionale privato europeo qualcosa di common law in più si è affacciato. Basti pensare alle forme, sia pure annacquate come sono state definite, di form non convenience che compaiono in altri regolamenti dell'Unione. Fatto sta comunque che il dialogo oggi possiamo definirlo a multilivello ed è con riferimento a questo dialogo a multilivello tra concezioni, ripeto, statali formate dall'integrazione europea e formate dalla cooperazione internazionale che vorrei nei prossimi minuti affrontare il prisma della codificazione. Un prisma che è polifunzionale, l'abbiamo già visto già da stamattina dalle prime parole di presentazione e introduzione del convegno da parte del professor Salenno.
una polifunzionalità che vede sicuramente come protagonista anche nel diritto internazionale privato la ricerca di prevedibilità, certezza e sistematicità, ove possibile naturalmente, alle regole di diritto internazionale privato. Ripeto, qui c'è già un primo baluardo contrario da parte delle tradizioni di common law che tendono a vedere nelle codificazioni, sia pure internazionali, privatistiche, problemi di pietrificazione, assenza di flessibilità, cosa che a quelle tradizioni che, ripeto, si sono edulcorate con il tempo non è mai piaciuto accettare anche a livello internazionale. Il prisma è polifunzionale perché oltre alla certezza, alla prevedibilità e alla sistematicità, la codificazione odierna, quale che sia diciamo, la prospettiva che adottiamo, mira naturalmente alla coerenza, al ravvicinamento delle norme di diritto internazionale privato, non ne parliamo naturalmente l'unificazione, come abbiamo notato più volte oggi, seppur non come avendo il diritto internazionale privato come protagonista, anche l'ammodernamento costante delle regole. Tutto ciò, invero, a prescindere dal fatto che si tratti di processi di codificazione o di resa scritta delle norme di diritto internazionale privato nuove, oppure diciamo la rivisitazione, la rifusione, la revisione di strumenti adottati in epoche precedenti. Le codificazioni nazionali, a questo punto, come si possono porre in questo prisma polifunzionale? A volte sembrano le vittime di un processo in cui i legislatori nazionali devono tener conto, naturalmente per effetto di impegni internazionali e di appartenenza all'Unione Europea, di quanto accaduto nel livello superiore. Ma non è necessariamente così, perché noi sappiamo bene che le codificazioni nazionali e quelle concezioni giuridiche, politiche e sociali tipiche dello Stato si proiettano poi nella partecipazione a livello internazionale europeo proponendo proprie concezioni in un dialogo con quelle statali che nel consesso internazionale ed europeo si devono poi incontrare. Fatto sta che la codificazione nazionale, mettiamola così, guardiamo un attimo come vittima anche per coerenza con il titolo della relazione che mi è stato attribuita, è una vittima virtuosa perché le codificazioni nazionali tendono o a seguire nelle loro varie evoluzioni un effetto trascinante dell'esperienza fatta con la formazione delle regole a livello internazionale e a livello di diritto dell'Unione Europea, fino ad arrivare addirittura ad una riformulazione secondo procedure di adattamento, rinvii formali, rinvii materiali, totali o parziali, che potrebbero segnare da un lato l'innamoramento da parte del legislatore rispetto a regole internazionali ed europee, dall'altro anche un metodo un po' più semplice per cercare di adeguare il diritto internazionale privato nazionale alle esperienze internazionali ed europee. Ma questo ogni tanto lo fa anche l'Unione Europea. L'Unione Europea a un certo punto ha visto, per esempio, mi limito sempre per ragioni di tempo a qualche esempio, ha visto nel protocollo dell'AIA del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari un modello da poter recepire nelle varie formule con cui si poi va applicato il regolamento 4 del 2009, piuttosto che elaborare delle regole ad hoc all'interno, esclusivamente all'interno del diritto dell'Unione Europea. Anche questo per effetto di una partecipazione dell'Unione alle attività della conferenza dell'AIA. Fermo restando che c'è una netta distinzione già in termini di gradualità tra coerenza, ravvicinamento, ammodernamento e fino anche unificazione delle regole di diritto internazionale privato, questi sono comunque risultati che o possono provenire, come abbiamo visto, da strumenti vincolanti, sia pur con fonti differenti, internazionali o dell'Unione Europea, ma ormai è chiarissimo, con le varie denominazioni adottate, che avvengono anche attraverso strumenti non vincolanti. E strumento non vincolante non è detto che sia necessariamente il light o il soft law, sul quale, ripeto, torno immediatamente, ma anche convenzioni internazionali che non sono in vigore a livello internazionale o per lo Stato dal cui punto di vista ci si pone, ma presentano un modello di diritto internazionale privato settoriale che per quello Stato attecchisce meglio a livello nazionale piuttosto che per effetto di una ratifica del trattato internazionale. Ma in realtà gli strumenti non vincolanti che maggiormente danno impulso alla coerenza, all'avvicinamento e all'ammodernamento sono quelli che sono stati chiamati di soft o di light law, che operano nell'ambito del diritto internazionale privato in questo momento, diciamo così, in modo virtuoso. Fra qualche minuto dirò che l'atto di soft law segna un insuccesso delle opere di codificazione. In questo, dal lato, diciamo così, nella prospettiva virtuosa, l'atto di soft law finisce per essere un atto di impulso affinché legislatori nazionali o quelli dell'Unione Europea possano introdurre delle regole,
codificate, quindi passare dal soft law impulsivo al hard law che va a recepire gli atti di soft law. Oddio, questo potrebbe, non è certamente una novità e non riguarda il diritto internazionale privato, l'abbiamo notato, ma se noi pensiamo alle leggi modello dell'UNCITRAL ci rendiamo conto che la legge modello è un atto, diciamo, di impulso che poi diventa binding soltanto nel momento in cui è trasformato con atto di implementazione nelle varie legislazioni nazionali. Però proprio quelle leggi modello ci offrono un, diciamo così, un ulteriore spunto per il diritto internazionale privato, perché quelle leggi modello, si è parlato stamattina della legge modello sulle operazioni garantite, prevedono sia norme, diciamo, di soft law materiali uniformi che sono affiancate in certe sezioni da di norme di soft law di diritto internazionale privato. Per cui c'è anche la possibilità attraverso questi atti di offrire ai legislatori l'opportunità di scegliere se implementare a livello nazionale un sistema, si diceva un tempo, di struttura con le norme materiali e di sovrastruttura con la norma di diritto internazionale privato. Ma gli atti di soft law possono essere anche atti che sono ricognitivi piuttosto che di impulso, ricognitivi di prassi che si sono formate. E qui, diciamo, la tendenza è più a guardare il mondo del rapporto tra arbitrato e diritto internazionale privato. Non sto qui a fare l'elenco di atti di soft law, alcuni di quelli menzionati nelle ore precedenti possono essere declinati anche al caso internazionale privatistico, ma mi fa piacere ricordare i principi dell'AIA sulla scelta di legge nei contratti commerciali internazionali del 2015, le parti di diritto internazionale privato delle leggi modello UNCITRAL, ma non va dimenticato anche l'attività e di quelle che sono alla fin fine associazioni o organizzazioni non governative di natura accademico-professionale che spingono, grazie alle esperienze del mondo professionale, per la creazione di regole unificate, regole uniformi. Le iniziative soft però ce le abbiamo anche nel diritto dell'Unione Europea e hanno una loro rilevanza. Se pensiamo per esempio ad una recente comunicazione della Commissione a proposito della legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni sui titoli del 12 marzo, in cui la Commissione crea un fil rouge nell'ottica del consolidamento e della coerenza delle regole tra tre direttive dell'Unione in materia di pagamento titoli, risanamento e garanzie finanziarie e una convenzione dell'AIA del 2006 sulla legge applicabile ai titoli detenuti, ad alcuni diritti su titoli detenuti presso intermediari, che non è entrata in vigore per, diciamo così, gli stati membri dell'Unione. Un fil rouge che serve in quel caso, ecco la funzione di impulso e nello stesso tempo consolidamento, serve non soltanto a indurre alla coerenza nell'applicazione di una regola di conflitto, ma a chiarire che alcuni linguaggi, alcune espressioni che possono essere diverse da atto a atto, a seconda se si tratta dell'atto di diritto dell'Unione Europea o della Convenzione internazionale, in realtà hanno lo stesso significato sul piano internazionale privatistico, sul piano dell'individuazione del criterio di collegamento, della legge applicabile. Potremmo dire, mettiamola così, a dispetto del significato della lettera abbiamo un esito di riqualificazioni uniformato. Qui l'esempio in quella comunicazione è il significato del criterio di luogo di tenuta del conto. Entrando un attimo nello specifico della posizione di Stati membri dell'Unione e Unione nei consessi internazionali, vorrei cominciare, e passo alla seconda parte un po' più rapida, con le note, diciamo così, dolenti del rapporto tra strumenti di codificazione e unificazione del diritto internazionale privato. Gli Stati membri dell'Unione Europea che vivono in questa contaminazione sfondata e rispettosa naturalmente della diversità, operano in modo aggregato nei consessi internazionali, cercando naturalmente di dialogare con stati terzi rispetto all'Unione, che sono membri per esempio della Conferenza dell'AIA di diritto internazionale privato. Ora qui il gioco finale è proporre delle proprie concezioni, nel senso che ho indicato in precedenza, nella evidente comparazione tra tradizioni giuridiche differenti, nel tentativo di una contaminazione per arrivare ad una regola di compromesso, ma alla fin fine spesso si arriva ad una contrapposizione. Una contrapposizione che o porta nelle convenzioni internazionali a delle regole complicatissime di difficile applicazione, oppure rappresenta
una specie di prova della difficoltà generale di orientare queste differenti concezioni giuridiche, politiche e sociali in un contesto multilaterale, universale. In più ci si mette un altro aspetto che in questo periodo storico è realmente attuale: la crescente e incontrollabile specializzazione e complessità dei rapporti civili e commerciali. La interazione dei rapporti a volte fa perdere di vista la particolarità del singolo istituto, pensiamo al diritto reale piuttosto che alla cessione del credito, quando questi singoli istituti vengono inseriti in operazioni economiche complesse che hanno una unitarietà sul piano economico e la community, gli operatori chiedono una unica soluzione sul piano internazionale privatistico. Una indicazione unitaria. Bene, arrivare a questa indicazione unitaria rispetto a rapporti altamente specializzati, altamente complessi, è davvero difficile. Ed ecco perché sul piano della codificazione, sul piano soprattutto in questo momento della unificazione delle regole, noi abbiamo o della formulazione di norme sempre più specialistiche che pongono serissimi problemi di applicazione e coordinamento tra essi, sotto il profilo già dell'ambito di applicazione. La difficoltà ovviamente a monte di creare delle regole specialistiche, il ricorso a volte saltuario, a volte frequente, alle riserve o a dichiarazioni interpretative nelle convenzioni internazionali che finiscono naturalmente, pur nel lodevole intento di aumentare gli stati aderenti, per pregiudicare uno di quegli elementi del prisma che ho indicato in precedenza, ossia la coerenza, la sistematicità e il ravvicinamento delle regole di diritto internazionale privato. C'è anche una possibilità ulteriore, quella di inserire in queste regole codificate una certa discrezionalità dell'operatore giuridico, soprattutto il giudice, cosa che in sé va incontro all'esigenza di flessibilità con cui molti stati si pongono sul tavolo delle codificazioni. Ma in realtà un altro effetto di queste difficoltà di creare una contaminazione virtuosa tra tutte le concezioni giuridiche e affrontare rapporti specialissimi, specializzati e complessi sul piano economico, porta a un certo punto ad abbandonare l'idea di creare una regola codificata. E qui o rientra la soft law, come abbiamo visto prima, ma stavolta non rientra con una funzione virtuosa, entra come esito di una sconfitta. La sconfitta dei tentativi di codificazione e unificazione scritta, binding, a livello internazionale. Addirittura direi, ma è meglio non andare oltre con quelle visioni troppo negative, che a un certo punto si abbandona proprio l'idea di muoversi con la leva del diritto internazionale privato, lasciando e ammettendo, cosa che non è certamente un male, che incerti rispetto a certe operazioni economiche complesse e unitarie, gli operatori del commercio preferiscono muoversi attraverso delle fonti astatali, attraverso degli atti di soft law già creati, quindi non atti di soft law che danno impulso alle regole di diritto internazionale privato, ma atti di diritto materiale uniforme che vanno completamente a sostituire le norme di diritto internazionale privato, perché la norma, la regola non si riesce a creare facilmente per quel tipo di operazione. Anche qui bisognerebbe distinguere, ma consegno alla relazione scritta le varie distinzioni, tra fonti astatali flessibili e evanescenti, fonti astatali che sono create in set of rules, c'è una netta distinzione, per esempio ad alcuni si rivolge, a questi si rivolge i principi della scelta di legge del 2015, agli altri no. Il discorso può proseguire addirittura con ipotesi in cui vengono chiamati principi generali di diritto degli affari o principi generali del diritto del commercio internazionale negli spazi lasciati vuoti dalle norme di diritto internazionale privato. Tengo però a precisare per questi principi che il richiamo ai principi stessi è previsto in una codificazione di diritto internazionale privato. Il processo di codificazione poi ha anche un altro aspetto, questa volta è un aspetto di apertura ai valori giuridici stranieri. Assumendo un attimino e velocemente la prospettiva dell'ordinamento italiano, si sa che la legge 218 nel 95 ha una impostazione di apertura ai valori giuridici stranieri che segna un abbandono di impostazioni universalistiche e impostazioni diciamo esclusivistiche dell'ordinamento italiano. Questa impostazione piano piano è stata condivisa, o perché la legge 218 del 95 è frutto essa stessa di una ispirazione
che veniva da prima dalle esperienze internazionali e di comparazione con altri ordinamenti, o è perché la legge 218 nel 95, dal 95 poi, ha concorso con altre codificazioni a spingere verso l'apertura ai valori giuridici stranieri. E allora qui un altro elemento di virtuosità del rapporto tra i vari strumenti. Nel momento in cui questo atteggiamento di apertura del diritto internazionale privato diventa multilivello e trasversale, da codificazioni nazionali al diritto internazionale privato dell'Unione Europea e nelle conferenze internazionali, allora noi abbiamo, per tutti gli stati coinvolti a vario titolo in questi impegni, abbiamo un diritto internazionale privato integrato per una società aperta. Ma come la società aperta, e la legge 218 ce lo insegna, ma anche il diritto internazionale privato dell'Unione ce lo insegna, come una società aperta, nello stesso tempo quella società aperta ha dei confini, dei limiti. E quegli stessi limiti, di nuovo, nel momento in cui c'è un vaso comunicante multilivello, si proiettano nei vari livelli di codificazione. Mi riferisco naturalmente ai limiti dell'ordine pubblico, alla condivisione di un ordine pubblico europeo, alla rilevanza dei diritti umani come diciamo così, contenuto dei principi di ordine pubblico. Ma ripeto, sono soltanto in questo momento degli esempi che non esauriscono il discorso. Per quanto riguarda il diritto dell'Unione Europea, in più a questi limiti che riflettono i valori e le concezioni che gli Stati e l'Unione portano in questa passerella multilivello, ci sono le prerogative proprie del diritto dell'Unione Europea. Il diritto internazionale privato, nelle misure adottate, come si diceva prima, prevalentemente nei regolamenti, ma troviamo delle norme, delle direttive, è diritto dell'Unione Europea che come tale dunque va difeso sotto il profilo dell'ambito, dell'effettività, della coerenza e del corretto funzionamento, anche nei rapporti con stati terzi al momento della creazione di regole internazionali. La difesa quindi di questi che sono limiti, valori tipici del diritto internazionale privato dell'Unione, si manifesta e nello stesso tempo è realizzata attraverso la straconsolidata competenza esterna esclusiva dell'Unione Europea nelle materie del diritto internazionale privato, perlomeno con percentuali altissime, strumenti che autorizzano gli Stati membri a negoziare, concludere accordi internazionali nelle materie dove l'Unione Europea ha competenza esclusiva, mi riferisco ai regolamenti 662 e 664 del 2009, l'inserimento di clausole di disconnessione all'interno di convenzioni internazionali e, direi non da ultimo, il modo di applicare le clausole che nei regolamenti fanno salve le convenzioni internazionali concluse su materie speciali da parte degli Stati membri, per esempio l'articolo 71 del regolamento Bruxelles 1 bis, ma possiamo fare anche riferimento ad altre disposizioni nel regolamento Roma 1 e nel regolamento Roma 2. Il riferimento in questo momento non è alla clausola, perché la clausola salva le convenzioni internazionali, ma al modo di applicarla, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che con riferimento proprio alla clausola di quell'articolo 71 del regolamento all'epoca del 44, tenne a precisare, va bene, rispettiamo le convenzioni internazionali, ma ricordiamo che questo va fatto conformemente e nel rispetto della prevedibilità delle regole di giurisdizione, nel perseguimento della buona amministrazione della giustizia, nell'armonia tra i procedimenti, nel principio della buona fiducia, buta fiducia, insomma, in altre parole, principi fondanti del diritto internazionale privato dell'Unione Europea che vanno a condizionare il rapporto con le convenzioni internazionali. Vado verso la conclusione. Proprio partendo da queste convenzioni internazionali, noi notiamo le grandissime difficoltà di immaginare, di constatare sicuramente, ma ho idea anche di immaginare nel futuro, un sistema codicistico in senso stretto del diritto internazionale privato dell'Unione Europea. Queste clausole di rispetto delle convenzioni internazionali, alla fin fine, che cosa determinano? Determinano che per certi ambiti ai quali si applica il diritto internazionale privato nel settore del regolamento, possono coesistere per quel medesimo ambito altri atti internazionali che vanno nella direzione opposta della unitarietà e della sistematicità, creando frammentazione. Se poi noi pensiamo alla parte della materia della famiglia, in cui alla presenza di quei regolamenti che fanno salve le convenzioni, aggiungiamo anche che quei regolamenti sono adottati attraverso la cooperazione rafforzata, che di per sé determina una estensione
soltanto limitata a chi partecipa, allora la conseguenza negativa sul piano della sistematicità, della coerenza e dell'unicità delle regole di diritto internazionale privato è del tutto evidente. Questa frammentazione, in realtà io sono partito da questo esempio, ma doveva essere l'ultimo, l'ho fatto per ragioni di coerenza, ripeto, con il titolo della relazione. Questa criticità, che noi possiamo in questo momento chiamare frammentazione, mancanza di sistematicità, naturalmente emerge anche dagli stessi limiti di applicazione di molti regolamenti, in alcuni casi spiegabili, in alcuni casi non spiegabili, frutto comunque di scelte di politica legislativa. Per non parlare, alla luce proprio di queste scelte di politica legislativa, di alcuni vuoti che ancora sorprendono, guardando il fatto che siamo nel 2018, e mi riferisco alle norme di diritto internazionale privato delle società, oppure affrontare il diritto di proprietà con tutto che questi due elementi sono indirettamente o direttamente toccati da altri regolamenti del diritto internazionale privato. Ma possiamo scendere di livello per guardare i vuoti. A volte i vuoti sono voluti dal legislatore dell'Unione. Pensiamo per esempio alla disciplina degli effetti della cessione del credito sui terzi, che il regolamento Roma 1 afferma chiaramente essere un problema che va risolto e probabilmente si risolverà fra un po' con un regolamento. Questi sono vuoti. Poi c'è un problema, ci sono problemi di coerenza dichiarati come problemi e nell'auspicio che siano risolti dagli stessi regolamenti. Per esempio il regolamento Roma 1 di nuovo si preoccupa della coerenza nella legge applicabile nel trattamento internazionale privatistico, naturalmente essendo un regolamento sulla legge applicabile, ci si riferisce al diritto internazionale privato in senso stretto, della materia dei consumatori, evidenziando anche problemi non solo di coerenza ma di chiarezza per quanto riguarda per esempio la legge applicabile ai contratti di assicurazione. Ci sono dei mezzi per contenere questi problemi. I problemi sono dunque, ricapitolo, nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea, anche il rapporto alle convenzioni internazionali su materie specifiche, di frammentazione, di carenza di sistematicità e di organicità. Ci sono delle tecniche, ma non bastano. Però le tecniche ci sono e vanno sicuramente valorizzate. Le interpretazioni intertestuali, volute prima dalla Corte di Giustizia e poi espressamente dichiarate, sia pure con una precettività blanda, dai preambuli dei vari regolamenti, una interoperatività tra i regolamenti del diritto internazionale privato dell'Unione, quando per esempio, per fare degli esempi, immaginiamo, no, una surrogazione legale di obbligazioni non contrattuali, quando la surrogazione legale va sotto il regolamento Roma 1 e obbligazioni non contrattuali sotto il regolamento Roma 2. Chiamiamola così interoperatività, mettiamoli insieme i due regolamenti e la fattispecie nella sua globalità avrà una risposta, ma la categoria è differente dalla fattispecie, lo sappiamo benissimo. Poi c'è un problema, una tecnica di specialità. C'è un sistema, per esempio il regolamento Roma 1 e il regolamento Bruxelles 1 bis sono regolamenti di natura generale. Il regolamento insolvenza, come dice lo stesso regolamento insolvenza 848, è più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, ha una funzione di specialità, il che non significa metterlo in una posizione minoris generis, ma significa rivelare, sia pure in modo larvato, un accordo di sistema tra i due regolamenti nell'ottica della Corte di Giustizia. Altra tecnica è quella di chiamare in aiuto la codificazione nazionale, ben venga, con una funzione supplettiva e integrativa. Il problema però è che la codificazione nazionale, ritorno a come sono partito, riflette le concezioni giuridiche, politiche e sociali dello Stato e le soluzioni che variano da Stato a Stato. Esempio, noi abbiamo la disciplina generale sulle conseguenze negative dell'ordine pubblico, ma le conseguenze positive dell'ordine pubblico sono lasciate, a voler chiamare in funzione supplettiva le codificazioni nazionali, alla diversità delle soluzioni. Prendiamo la Germania, prendiamo l'Italia e vediamo che i risultati sono radicalmente differenti. Insomma, non si può negare che esistono dei frammenti, degli indizi di una parte generale di diritto internazionale privato. Indizi, frammenti, perché per esempio, già il Presidente faceva un cenno prima, lo rinforzo in questo momento, abbiamo delle nozioni comuni di residenza abituale con riferimento ai professionisti, per fare un esempio, delle analogie tra residenza abituale dei professionisti e centro di interesse principale del debitore, per esempio nell'ambito dell'insolvenza. Abbiamo una nozione piano piano appiattita in senso, diciamo, positivo di norme di applicazione necessaria, il mezzo, il metodo di funzionamento del limite dell'ordine pubblico, ma anche in qualcosa di un po' più specifico troviamo delle nozioni comuni, compensazione dei crediti, surrogazione,
in modo differente, ma c'è un elemento comune anche nel trattamento degli ordinamenti plurilegislativi nei vari regolamenti. Il problema e il quesito è il seguente: noi ci troviamo di fronte a tecniche e definizioni comuni o la base per costruire un regolamento Roma Zero che deve trasporre in esso queste soluzioni e toglierle dai vari regolamenti settoriali, di modo che abbiamo una sola regola su come si fa, come si deve affrontare il problema dell'ordine pubblico e possibilmente, per limitarmi a questo esempio, anche affrontare le conseguenze positive. I sottosistemi costituiti dai regolamenti che si occupano dei tre settori, giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle sentenze, ci fanno sperare, nel senso che vi è una codificazione settoriale. Procedure di insolvenza, il regolamento prima 1346-848 fu definito nel 2000, appena fu promulgato, come un piccolo codice di diritto internazionale privato dell'insolvenza. Beh, a mio avviso è piccolo, non è un codice, perché in realtà anche lì c'è tutta una parte generale di diritto internazionale privato che non viene affrontata, quindi al massimo si può parlare di un sottosistema in questa codificazione incompiuta. E quindi in buona sostanza noi ci troviamo di fronte a un diritto internazionale privato dell'Unione Europea che è privo di ampiezza, completezza, organicità, coerenza d'insieme, sistematicità, proprio di una codificazione in senso stretto del diritto internazionale privato. Grazie. Grazie al professor Leandro per questa relazione che ha messo in evidenza come il carattere asistematico, frammentario dello sviluppo del diritto internazionale privato europeo pone attualmente dei problemi di coordinamento e di coerenza delle fonti che rischiano di creare difficoltà crescenti per la pratica applicazione del diritto e sempre meno controllabili, e che rappresentano secondo me oggi veramente il problema più difficile che il diritto internazionale privato si trova ad affrontare. E adesso la parola per l'ultima relazione al professor Pavoni, che ci parlerà dell'applicazione degli strumenti di codificazione negli ordinamenti nazionali. La parola. Grazie Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto il Consiglio Direttivo della SID e il professor Salerno per questo graditissimo invito. E per quanto concerne il titolo del mio intervento, abbiamo concordato con il professor Salerno di chiamarlo applicazione degli strumenti di codificazione del diritto internazionale nell'ordinamento interno. Due o tre precisazioni giusto per cercare di inquadrare l'argomento di cui vado a parlare. Allora, anzitutto mi occupo di strumenti di codificazione del diritto internazionale pubblico. Quando mi riferisco all'ordinamento interno vorrei fare anche qualche considerazione sull'ordinamento interno dell'Unione Europea, perché mi pare che sia estremamente interessante l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sullo status, in particolar modo, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nell'ordinamento europeo. E poi vorrei appunto dire che, giusto per riallacciarmi a quanto detto da Santiago Villalpando, che mi occupo soltanto di strumenti di codificazione hard, pesanti, non quelli light di cui ci ha parlato il collega Villalpando, anche per cercare di circoscrivere l'oggetto della relazione, perché altrimenti il titolo sembra vastissimo, anche se riconosco che uno studio a sé stante sull'applicazione interna degli strumenti di codificazione light varrebbe sicuramente la pena, anche alla luce di quello che ci ha detto proprio Santiago Villalpando su questa, diciamo, crescente accettazione interna, soprattutto a livello giurisprudenziale, dei progetti di articoli della Commissione del diritto internazionale che non siano trasfusi in trattati di codificazione veri e propri. Abbiamo scelto il termine applicazione perché mi vorrei occupare non tanto e non solo di sviluppi legislativi a livello interno, ma anche vorrei fare abbondanti riferimenti alla giurisprudenza degli Stati, perché è di tutta evidenza che si tratta, diciamo, forse dell'elemento di maggiore vivacità, dinamismo e di interesse nella prassi di applicazione degli strumenti di codificazione del diritto internazionale pubblico. All'inizio ero un po' smarrito quando mi è stato affidato questo argomento, non sapevo esattamente quali argomenti
quali argomenti mettere a fuoco. Mi è venuta subito in mente, diciamo, mi sono subito venuti in mente alcuni scritti di Roberto Ago che sono già stati citati questa mattina, ad esempio dal professor Pocar, ossia quegli scritti su cui Ago rifletteva sul processo di codificazione. In particolar modo ricordo che Ago suddivideva l'opera di codificazione completa in tre fasi. La prima fase era quella dello studio scientifico ad opera della Commissione del diritto internazionale, una seconda fase che riguardava la conferenza di codificazione diplomatica in cui si perveniva all'approvazione di un accordo, la terza fase di codificazione per Ago era quella che riguardava, lui la chiamava, la fase della adozione o accettazione definitiva delle convenzioni di codificazione da parte degli stati. C'era, quindi mi è venuto subito in mente, e lui riteneva, Ago riteneva che questa si trattasse, questa terza fase fosse la fase sotto tanti punti di vista più importante, perché era quella che costituiva il banco di prova vero e proprio del processo di codificazione. Quella in cui, scriveva Ago, l'azione per la codificazione cessa di essere un'azione collettiva per frantumarsi in una serie di azioni individuali, dove le procedure costituzionali interne di ciascuno Stato prendono il sopravvento sulle procedure internazionali. Quindi, in sostanza, si trattava della fase in cui il diritto internazionale, per modo di dire, si arrende, non ha più nulla da dire, perché, come noto, in ossequio ai tradizionali principi, il diritto internazionale lascia gli Stati liberi di scegliere quali sono i mezzi appropriati per dare applicazione alle norme di diritto internazionale, ivi incluse quelle comprese in accordi di codificazione. Quindi in sostanza si svilupperebbe una sorta di anarchia dove ciascuno Stato decide a proprio piacimento quali sono gli strumenti di diritto interno più appropriati per dare applicazione al diritto internazionale. Qui fare subito una parentesi, diciamo, questa concezione ortodossa, tradizionale, di ciò che il diritto internazionale ha da dire a proposito degli strumenti interni per dare applicazione al diritto internazionale, è stata in qualche modo validata, confermata dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia in una nota sentenza, l'ultima decisione relativa al famoso contenzioso La Grande Avena con la Germania e il Messico. Nella sentenza Avena del 2009, in sostanza, vi ricorderete che la Corte Internazionale di Giustizia dice che la sua sentenza precedente non implicava in alcun modo che gli Stati Uniti dovessero dare effetto diretto alla sentenza stessa e lasciava libero gli Stati Uniti di scegliere i mezzi appropriati per dare esecuzione. Peraltro fu proprio il motivo determinante questo per cui la Corte disse che quella richiesta messicana di interpretare la sentenza Avena era da considerarsi inammissibile. Non si trattava di interpretare la precedente sentenza, ma si trattava di stabilire quali erano gli strumenti, gli effetti delle sentenze della Corte nell'ordinamento interno, e di questo non si era occupata nel 2004, quindi la richiesta era inammissibile. In sostanza, dal mio punto di vista, diciamo una decisione piuttosto deludente, mi sarei aspettato qualcosa di più dalla Corte Internazionale di Giustizia. Non è un riferimento inappropriato, fuori luogo, fuori tema, perché tutti vi ricorderete che questo famoso contenzioso riguardava proprio uno dei classici accordi di codificazione, la disposizione dell'articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 relativo al diritto all'assistenza consolare. Su questo contenzioso magari più avanti farò qualche ulteriore considerazione. Ma insomma c'è da dire che Ago aveva visto, vedeva giusto quando diceva che questa era la fase, questa terza fase era la fase più delicata, la fase più complessa, quella in cui in sostanza gli accordi di codificazione finivano per rimanere un puro esercizio accademico, perché c'era da un lato il rischio che non si raccogliessero sufficienti strumenti di ratifica, dall'altro che appunto comunque venissero raccolti un numero di ratifiche estremamente basso e su questa base appunto sarebbe diventato veramente complicato ritenere che si trattava davvero di norme consuetudinarie ratificate. Viene da dire appunto che ovviamente non è questo l'oggetto della mia relazione, perché io vorrei andare oltre, vorrei arrivare alla quarta fase
dell'opera di codificazione. Un conto sono le procedure costituzionali che riguardano la ratifica dei trattati internazionali, altro conto è l'applicazione e osservanza effettiva del diritto internazionale negli ordinamenti interni, e quindi si tratta di una fase successiva. Si tratta di stabilire se quando uno Stato ha ratificato un trattato internazionale quali siano, diciamo, le dottrine, le nozioni a cui ricorre per stabilire quali sono gli effetti di queste convenzioni negli ordinamenti interni. Quindi, diciamo, è una fase ancora più delicata, se vogliamo. Ad ogni modo, insomma, qualche brevissima considerazione sulla terza fase di AGO mi pare che in questo contesto sia appropriata, anche se alcuni dati sono già stati dati da chi mi ha preceduto. Cosa si può dire da questo punto di vista? Qual è lo stato attuale, diciamo, dell'accettazione dei grandi strumenti di codificazione del diritto internazionale pubblico? Mi limito principalmente a quelli che appunto sono emersi da dal processo classico in cui l'impulso viene dato dalle Nazioni Unite e poi la codificazione si fonda su un trattato adottato nell'ambito di una conferenza diplomatica internazionale. Allora, innanzitutto mi pare che quello che diceva Ago sia pienamente confermato 30 anni dopo. Lui diceva che il maggior successo dell'opera di codificazione era rappresentato dalle due convenzioni del 61 e del 63, la prima sulle relazioni diplomatiche e la seconda sulle relazioni consolari. Se andiamo a vedere lo status delle ratifiche, evidentemente è proprio questo il caso. La convenzione sulle relazioni diplomatiche oggi conta 191 stati parte, si può parlare davvero di un trattato universale. Gli unici stati che a non averlo ratificato, insomma, si tratta di qualche eccezione un po' esotica come le Palau, le Isole Solomon, il Sud Sudan e Vanuatu, insomma, altrimenti tutti sono stati parte della convenzione sulle relazioni diplomatiche. Qualcosa di molto analogo si può dire rispetto alla convenzione successiva, quella sulle relazioni consolari, che conta ben 179 stati parte. Oltre alle due convenzioni, appunto, queste sono sicuramente le due convenzioni di maggior successo dal punto di vista delle ratifiche. L'altra convenzione importante, già citata, sicuramente più importante dal punto di vista sostanziale, ma che conta meno ratifiche, è la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che già ricordato conta soltanto 116 stati parte, a tutt'oggi con importanti assenze che persistono, come gli Stati Uniti e la Francia. Ciò nonostante, questo, insomma, secondo me non diminuisce l'importanza della convenzione sul diritto dei trattati, perché la prassi continua a dimostrare che vi è un crescente rilievo della convenzione sul diritto dei trattati a livello di applicazione interna, nel senso di considerare la convenzione di Vienna del 69 come largamente riproduttiva del diritto consuetudinario, e da questo punto di vista la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia dell'Unione è sicuramente emblematica della prassi più recente. Al di là delle convenzioni su impulso delle Nazioni Unite con progetto della CD, sicuramente va menzionata la convenzione sul diritto del mare del 1982, che oggi conta ben 168 stati parte. Questi sono alcuni dei dati. Se usciamo da questi, diciamo, pochissimi, si contano nelle dita di una mano, i dati sono molto più, diciamo, deludenti, sono già stati menzionati, quindi è inutile ritornarci sopra. Vi sono delle convenzioni che non sono neppure entrate in vigore, ad esempio la convenzione del 75 sulla rappresentanza degli stati nelle organizzazioni internazionali, che sta per entrare in vigore perché sono 34 stati parte, ne manca uno, oppure la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati fra organizzazioni o con organizzazioni, mai entrata in vigore perché ci sono a tutt'oggi soltanto 31 ratifiche di stati parte, quando ne servirebbero 35. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, ma sicuramente ovviamente l'altro strumento su cui si può dire qualcosa, perché è stato estremamente, diciamo, oggetto di attenzione in dottrina, è la convenzione di Vienna del 78 sulla successione degli stati nei trattati, che è entrata in vigore dopo quasi 20 anni, ma soltanto fra 22 stati parte, e l'entrata in vigore è stata facilitata, come tutti sanno, dalla dissoluzione della ex Jugoslavia, perché a seguito di questa dissoluzione ben 6 stati hanno ratificato la convenzione del 78, quindi anche quello, diciamo, è un dato che lascia pensare.
per arrivare in tempi più recenti, però l'esempio sicuramente più importante è questa, l'ultima opera di codificazione che si è tradotta in un trattato, la Convenzione sulle immunità degli Stati, abbrevio in questo modo il titolo, è già stato ricordato dal Presidente di questa sessione, che non è ancora entrata in vigore a distanza di quasi 15 anni dalla sua adozione. Ad oggi ci sono soltanto 21 ratifiche, ne servono 30, fra queste 21 ratifiche c'è anche l'Italia, come tutti noi sappiamo. Se appunto poi dopo avrò tempo dirò qualcosa di più su questa convenzione adottata nel 2004, che secondo me può rappresentare un caso di studio estremamente importante nell'ambito del mio argomento, perché ovviamente il problema dell'immunità degli Stati tocca in maniera molto significativa gli ordinamenti interni degli Stati, e quindi sicuramente mi lascerò almeno 3 o 4 minuti per dire qualcosa di più su questa convenzione. Quindi i dati sulle ratifiche sono, l'altro punto che volevo dire, il fatto che convenzioni come la convenzione, due convenzioni del 61 e il 63 siano pressoché universali, non significa che non vi siano nuove sfide relative a questi due settori del diritto internazionale, che tutto sia assodato, che tutto sia consolidato e quindi non esista il problema dell'invecchiamento degli accordi di codificazione anche rispetto a trattati così importanti come le due convenzioni del 61 e del 63. E qui ovviamente l'opera degli operatori giuridici interni è determinante per mettere a fuoco quali sono queste aspetti dei trattati menzionati che appunto meriterebbero una rivisitazione o comunque un aggiornamento di questi trattati in qualche forma. Mi limito soltanto a due esempi per quanto concerne la Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 1961. Ovviamente il principio per cui gli agenti diplomatici godono di un'immunità assoluta dalla giurisdizione, salvo 3 eccezioni considerate nell'articolo 31, è un principio di diritto consuetudinario consolidato, ma sappiamo benissimo dalla prassi recente che vi sono delle tensioni in questo campo. Mi limito, senza andare nei dettagli perché questo porterebbe troppo lontano, a menzionare l'esempio del contenzioso Abu Omar in Italia, che poi è sfociato in una sentenza anche della Corte Europea dei Diritti Umani. Lì in sostanza i nostri giudici, la Cassazione da ultimo, hanno detto che partecipare a delle operazioni di consegne straordinarie e con successiva tortura in un altro paese non possono essere considerati atti che rientrano nell'esercizio delle funzioni diplomatiche. Quindi, dando un'interpretazione estremamente, estremamente vogliamo avanzata del concetto di immunità degli ex agenti diplomatici, perché qui si trattava di soggetti che non godevano più di immunità personale ma solo funzionale, perché erano cessati dalle loro funzioni. Quindi queste sentenze Abu Omar sicuramente sono molto importanti per farci capire appunto quali sono oggi alcune nuove tensioni, sfide che si aprono in questo campo. Il contenzioso Abu Omar è conosciutissimo in Italia, mentre mi piace ricordare invece un altro aspetto sollevato dalla giurisprudenza, in particolar modo inglese, negli ultimi tempi. Si tratta di fattispecie relative a agenti diplomatici che assumono collaboratori domestici privati, che sono vittima di traffico di esseri umani o di altri gravi abusi dei diritti umani. Se ne è discusso tantissimo negli ultimi tempi, pare che vi sia una casistica abbastanza estesa in questo campo, e vi è un'importantissima sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 18 settembre 2017, caso Reyes contro Al-Malki, in cui Corte Suprema del Regno Unito giunge alla conclusione che l'impiego di questa domestica oggetto di traffico di esseri umani da parte di un ex agente diplomatico saudita non rientrava nell'esercizio delle funzioni ufficiali dello stesso. Quindi anche qui, come vedete, insomma, vi sono delle tensioni, non significa che queste norme non invecchino, non significa che non vi sia necessità di ridiscutere
questi accordi di codificazione, nonostante questa partecipazione pressoché universale per quanto riguarda appunto la ratifica. Ma veniamo a dire qualcosa più velocemente su quello che è, diciamo, l'aspetto forse più centrale del mio argomento, ossia quella che io chiamo la quarta fase, la fase della applicazione e della osservanza interna effettiva degli accordi di codificazione che sono stati ratificati dagli Stati o che pure, seppur non sono stati ratificati dagli Stati, vengono applicati a titolo di diritto consuetudinario. Allora, qui la domanda che ci possiamo porre è se le nozioni, le dottrine che riguardano appunto l'applicazione interna del diritto internazionale in genere vi sia qualche peculiarità che riguarda gli accordi di codificazione, oppure si tratta oppure dobbiamo trarre la conclusione che anche per gli accordi di codificazione queste dottrine si applicano, sono applicate dagli Stati senza alcuna eccezione, senza fare alcun distinguo. Beh, insomma, mi pare che invece dallo studio di prassi che ho fatto fino ad oggi, che ovviamente amplierò di qui al testo scritto, evidenzi che sicuramente vi è un occhio di riguardo maggiore da parte degli Stati quando si tratta di applicare dottrine come quella, ad esempio, della efficacia diretta dei trattati internazionali, allorché si tratta di accordi di codificazione o di norme consuetudinarie riflesse in accordi di codificazione, come appunto si possono trarre delle conclusioni nel senso peculiari per quanto riguarda il principio del primato, della supremazia delle norme internazionali sul diritto interno, allorché si tratti di accordi di codificazione. Voglio dire che formalmente le cose stanno allo stesso modo. Io non ho trovato nessuna Costituzione nazionale che appunto riservi uno status speciale agli accordi di codificazione rispetto agli altri accordi nazionali, ma anche qui approfondirò. Però de facto è sicuro che vi è una maggiore attenzione a questo all'applicazione di queste dottrine, ossia far sì che queste dottrine non vadano poi a pregiudicare il rispetto di questi importanti trattati internazionali nell'ordinamento interno. Per quanto concerne, allora, di cosa vorrei dirvi innanzitutto? Ovviamente, se andiamo a vedere i trend, alcune tendenze che esistono oggi, a livello di diritto interno per quanto concerne l'applicazione del diritto internazionale. L'immagine che traiamo da queste indagini, si stanno un po' moltiplicando indagini empiriche, oggi è molto più facile con gli strumenti informatici riuscire a fare delle indagini statistiche su quello che è il livello di osservanza effettiva del diritto internazionale negli ordinamenti interni. Ciò che ne risulta sono delle conclusioni piuttosto ottimistiche. Ad esempio è sicuro, ora scusate un attimo che vorrei ritrovare questo punto preciso nei miei appunti infiniti, ecco qua. Allora sicuramente possiamo dire che al giorno d'oggi vi è un numero crescente di stati che riconoscono l'efficacia diretta dei trattati. Io qui utilizzo questo termine, efficacia diretta, in senso molto lato in questo caso, intesa come un'efficacia dei trattati senza legislazione, senza che ci sia bisogno di legislazione di attuazione. Vi è sicuramente un numero crescente di stati che riconoscono il primato dei trattati ratificati sulla legislazione interna. Ecco, però subito qui vorrei fare qualche precisazione importante, perché fermiamoci a questi due aspetti fondamentali: efficacia diretta o natura self-executing, se volete, e dall'altro lato supremazia, primato dei trattati. Beh, bisogna fare dei distinguo, ovviamente, è troppo facile, come fanno tanti autori, dice no, c'è una crescente accettazione dell'efficacia diretta dei trattati. Sì, però è comprovato che esiste una pressoché unanime accettazione da parte degli Stati della dottrina dei trattati privi di efficacia self-executing, trattati non self-executing e che quindi richiedono legislazione di attuazione. E qui ovviamente l'esempio più importante, uno degli esempi più importanti che risulta dalla prassi è quello che avevo
a cui avevo accennato prima, tutto il contenzioso relativo al diritto all'assistenza consolare, di cui l'articolo 36 della Convenzione di Vienna dimostra che gli Stati, almeno gli Stati Uniti d'America in quel caso specifico, non fanno alcuna distinzione. In sostanza è noto che la posizione dei giudici statunitensi, mai chiarita fino in fondo, è quella per cui questo diritto all'assistenza consolare deve essere attuato a livello legislativo. Gli individui, non, benché la Corte internazionale abbia detto crea dei diritti individuali, tuttavia a livello interno, dicono gli Stati Uniti, c'è bisogno di una attuazione a livello legislativa, non c'è un diritto degli individui interessati di azionare giudizialmente questo articolo 36. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha schivato il punto nella sentenza Sanchez-Yamas del 2006, nel caso Medellin ha negato efficacia diretta alle sentenze della Corte Internazionale, quindi in sostanza in qualche modo ha negato efficacia diretta anche all'articolo 36 della Convenzione di Vienna. Cosa si può dire da questo punto di vista? Si può dire che ovviamente questo è un caso emblematico, ne discutevo con Serena Forlati nei giorni scorsi, che ha scritto su questi temi in passato, perché è noto che alla stessa epoca in cui i tribunali statunitensi adottavano queste decisioni estremamente molto commentate, in cui negavano efficacia diretta ad un articolo importante della Convenzione di Vienna del 63, altri tribunali interni invece accoglievano sicuramente la tesi dell'efficacia diretta dell'articolo 36. Il riferimento corre in particolar modo ad una sentenza del Bundesverfassungsgericht del 2006 che riconosce appunto la possibilità delle persone di invocare direttamente dinanzi al giudice il diritto all'assistenza consolare di cui all'articolo 36. Un'altra cosettina, scusate, sull'efficacia diretta. Ovviamente qui è inutile ripetere quanto tutti sappiamo, questa dottrina dell'efficacia della natura non self-executing delle norme pattizie può pregiudicare l'osservanza effettiva dei trattati nell'ordinamento interno. Vi è una arbitrarietà, la prassi dimostra che spesso gli stati scelgono in maniera arbitraria i criteri in base a cui determinare la natura non self-executing di un trattato oppure no. Parlavo appunto della giurisprudenza statunitense, qui però voglio menzionare anche una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2014 nel caso Z, che nega efficacia diretta alla Convenzione ONU sui diritti dei disabili, che abbiamo già menzionato questa mattina per altre circostanze, dicendo che cosa? Dicendo che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità presenta un carattere programmatico, perché questo è dimostrato dalle clausole di attuazione che vi sono nella stessa. Gli Stati parte adottano tutte le misure necessarie ad adottare la Convenzione ONU. Insomma, questo a me è sempre parso uno degli argomenti più triti per dire, per voler appunto individuare un trattato che non ha efficacia, applicabilità diretta. In sostanza, queste clausole di attuazione non implicano ovviamente una mancanza di efficacia diretta. Oppure, altro esempio, una perla tratta dalla giurisprudenza della Cassazione italiana, ordinanza Markovic del 2002, molti di voi si ricorderanno che qui la Corte nega efficacia diretta ai trattati di diritto internazionale umanitario, in particolar modo alle convenzioni di Ginevra, ai protocolli addizionali alla Convenzione di Ginevra, perché, secondo, tra le altre cose, secondo la Cassazione, porrebbero soltanto obblighi e diritti di carattere interstatale. Quindi anche questo, diciamo, un argomento che trovo piuttosto trito, non un argomento che debba essere così accettato senza battere ciglio. Sull'altro problema della supremazia, del primato dei trattati sulla legislazione interna, sì, è vero che c'è questo numero crescente di stati che riconoscono in un modo o in un altro la supremazia, primato dei trattati sulla legislazione interna, ovviamente inclusi i trattati che codificano il diritto internazionale, però qui bisogna sempre distinguere, cioè vedere da stato a stato che cosa si intende per supremazia sulla legislazione interna.
perché sappiamo perfettamente quello che vuol dire in Italia. I trattati sicuramente prevalgono sulle leggi ordinarie, hanno questo rango subcostituzionale, sono subordinate alle costituzioni, ma superiori alla legge. Ma così non è, come tutti sanno, negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, dove una legge successiva ben può derogare o diciamo addirittura abrogare o in qualche modo snaturare il senso di una disposizione, anche di un accordo di disposizione. L'esempio statunitense non sorprende, mentre sorprende l'esempio tedesco. Almeno a me è sorpreso quando ho imparato che da ultimo il Bundesverfassungsgericht assolutamente esclude che la legislazione federale tedesca sia subordinata ai trattati ratificati dalla Germania. Lo chiamano il Treaty Override. Il Bundesverfassungsgericht nel 2015 ha chiarito che tutta questa grande amicizia della Germania per il diritto internazionale non significa che una legge federale tedesca successiva non possa derogare a trattati anteriori. Quindi, insomma, bisogna stare attenti quando si dice che c'è questa crescente accettazione e riconoscimento del primato dei trattati sulla legislazione interna. E poi ovviamente c'è tutto il discorso infinito che riguarda sia il diritto pattizio che il diritto consuetudinario codificato, che noi conosciamo con teoria dei controlimiti o comunque dei valori costituzionali supremi, che nessuno Stato considera subordinati a nessun trattato, ma direi anche a nessuna consuetudine internazionale. E da questo punto di vista, insomma, non voglio fare troppe citazioni, mi limito semplicemente a citare la controversa conosciutissima sentenza della Corte Costituzionale 238 del 2014, in cui si chiarisce che anche un trattato santo come la Carta delle Nazioni Unite può ben essere dichiarato incostituzionale quando la Corte Costituzionale rilevi una violazione dei principi supremi della Costituzione. Lo stesso si dica per il diritto consuetudinario, che addirittura non entra nell'ordinamento italiano se vi è una deroga a questi principi supremi. E ricordo che lì il principio supremo riguardava appunto l'immunità degli Stati, che è appunto oggetto di questo ultimo tentativo di codificazione heavy della Corte, della Commissione del diritto internazionale. Insomma, un po' luce ed ombre in questo settore, voglio tagliare piuttosto corto. Avevo detto che altri 5 minuti forse ce li ho, meno, 3 minuti. Allora, taglio su tutta la parte che riguarda la prevalenza, il primato dei trattati internazionali e delle consuetudini internazionali o il rango delle consuetudini internazionali nell'ordinamento dell'Unione Europea. Mi dispiace tantissimo perché ci sono studiosi eccellenti di diritto dell'Unione Europea e mi piacerebbe discutere di questa prassi recente dell'Unione Europea, in particolar modo per quanto concerne le sentenze relative agli accordi di associazione con il Marocco, il caso Fronte Polisario e l'altro Western Sahara Campaign, in cui vi è questo uso smisurato della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati da parte della Corte di Giustizia dell'Unione, in cui la Corte di Giustizia, a me, ne discutevo oggi con alcuni colleghi, a me insomma riesco ad interpretare soltanto nel senso che le norme consuetudinarie codificate dalla Convenzione di Vienna prevalgono addirittura sugli accordi internazionali dell'Unione, perché soprattutto la sentenza di pochi mesi fa, la sentenza Western Sahara Campaign, la Corte dice senza mezzi termini che quell'accordo sarebbe stato annullato se fosse stata riscontrata una violazione delle norme di diritto consuetudinario riflesse nella Convenzione di Vienna, quali in particolar modo il principio pacta tertius nell'articolo 34, ma anche il principio di autodeterminazione dei popoli per quanto riguarda un altro aspetto. Chiudo sulla Convenzione sull'immunità degli Stati. Io qui condivido pienamente a tutto campo quanto ha detto Santiago Villalpando, che sicuramente questo è un caso particolare che dimostra in maniera inequivocabile quanto sia giusto, quanto lui ha detto prima, quali siano i vantaggi della codificazione light rispetto alla codificazione heavy. E in sostanza qui siamo dinanzi ad un caso che si è voluto in qualche modo forzare la mano, recuperare un progetto che era rimasto allo stadio di progetto e lo abbiamo trasformato in una convenzione che ha delle incidenze enormi sugli ordinamenti interni degli Stati, e gli Stati improvvisamente hanno smesso di considerarlo. Sono 3 anni che non c'è nessuna ratifica di questo accordo di ratificazione. E quindi
vi è sicuramente da domandarsi il motivo di questo stato di cose, vi è sicuramente spazio per approfondire questo aspetto. Ricordo che in Europa le cose funzionano diversamente, perché entrata in vigore o non entrata in vigore, la Corte Europea dei Diritti Umani in una striscia di sentenze ha detto che la Convenzione ONU sull'immunità riflette diritto consuetudinario a tutto campo, quindi in sostanza imponendo in maniera indiretta l'osservanza della Convenzione ONU agli Stati parte. Mi fermo qui perché siamo in prossimità ormai, dell'Assemblea. Sì. Grazie. Grazie professor Pavoni. Mi sembra che l'aspetto più interessante che emerge dalla sua relazione è il fatto che l'atteggiamento che i singoli ordinamenti nazionali hanno rispetto al diritto internazionale, all'efficacia interna del diritto internazionale, può portare a dei veri e propri capovolgimenti del rapporto tra la consuetudine codificata e l'accordo di codificazione negli ordinamenti interni, perché ci sono ordinamenti come per esempio quello italiano, quello tedesco, che nel sistema delle fonti attribuiscono una posizione superiore al diritto consuetudinario rispetto all'accordo, e ordinamenti come quello francese o degli Stati Uniti o quello belga che invece fanno al contrario, rovesciano la gerarchia delle fonti internazionali nel sistema interno, il che può poi portare a risultati pratici differenti anche in casi singoli nei rapporti in cui ogni ordinamento nazionale si pone rispetto alla codificazione del diritto internazionale tra un ordinamento e l'altro. Non so se abbiamo ancora pochi minuti, pochissimi, per il dibattito, se c'è qualche domanda, qualche intervento. Per il professor De Sena e il professor Villani. Grazie, rapidissimamente. Io volevo ringraziare Santiago Villalpando per questa bellissima relazione dà una risposta alla questione che io avevo posto, cioè al rapporto tra giurisdizionalizzazione, per così dire, ci intendiamo, del diritto internazionale e una certa evoluzione del fenomeno della codificazione. Ho due osservazioni, una in forma che può essere, diciamo, una in forma di domanda e una in forma di osservazione critica. La prima osservazione è: possiamo dire che più che un modello hirtiano di decodificazione ci sta di fronte agli occhi invece un modello tarelliano o grossiano di evoluzione dell'ordinamento da questo punto di vista? In che senso? Se tu dici che gli strumenti di codificazione diventano documenti normativi che costituiscono argomenti nel ragionamento del giudice, a me questo riecheggia Tarello, e per quanto attiene all'incremento di importanza e di significato della posizione di giudice, ovviamente mi ricorda Grossi. E qui vengo all'osservazione critica sotto forma di domanda. Ma possiamo veramente dire che tutto questo è positivo? Tu hai parlato di democrazia, ecco perché qui forse c'è da discutere, tu hai parlato, e sono d'accordo, di democratizzazione, ma di democratizzazione dal punto di vista di una visione direi pangiuridica, no? Cioè abbiamo lo strumento di codificazione che non si impone più per il tramite degli stati, che parla, come ha sottolineato giustamente anche Angelo Davi, direttamente ai giudici e che quindi, come dire, molecolarizza, per così dire, il momento della sua applicazione e forse lo favorisce anche per questa. Eh sì, ma questo riguarda, sono d'accordo nella misura in cui ragioniamo all'interno, diciamo, di una visione pangiuridica, ma questo poi, a questo corrisponde una democratizzazione dei rapporti, che contributo, per meglio dire, c'è a una democratizzazione dei rapporti tra i soggetti di diritto internazionale? Cioè a dire, la codificazione aveva anche il senso di scrivere norme, di renderle certe e quindi in qualche modo di garantire i più deboli, parliamo perlomeno per certi aspetti, diciamo. E allora mi chiedo se non sarebbe stato importante, qui la palla va a Pavoni, proprio invece fare l'analisi dell'applicazione degli strumenti di codificazione light. È perché è lì che noi riusciamo a valutare in che misura questo fenomeno di democratizzazione, diciamo, visto in una prospettiva pangiuridica, insomma, ci intendiamo, ha la potenzialità di determinare dei processi positivi sul piano della democratizzazione dei rapporti tra soggetti di diritto internazionale. Questa è la mia osservazione. Scusa. Professor Villani, sicuro.
Io sarò rapidissimo, complimento a tutti i relatori, anzitutto, veramente è stata una sessione bellissima. La mia è una domanda precisa a Riccardo Pavone, con riferimento in particolar modo all'assegnanza Polisario, se vado a memoria spero di non sbagliare. Ecco, a me pare che lì la questione essenziale, l'argomento essenziale nella soluzione che la Corte di Giustizia, non mi pare sia in una superiorità della Convenzione di Vienna come codificatoria rispetto agli accordi di associazione e di cooperazione. A me pare che lì, insomma, la norma che venga è la norma di jus cogens direttamente, cioè il principio è il diritto di autodeterminazione dei popoli, rispetto al quale la Corte di Giustizia, secondo me, aveva solo due alternative: o partire, come fa, da una sorta di presunzione di conformità. Dobbiamo pensare che l'Unione Europea, se fa una, molto forzato il tutto, per una presunzione appunto di conformarsi alle norme di jus cogens. L'altra alternativa era dire l'accordo è nullo per contrarietà allo jus cogens. Tra l'altro questo credo avrebbe portato a una nullità generale di tutto l'accordo, perché almeno alla luce dei principi della Convenzione di Vienna, ma sullo jus cogens, la nullità per contrarietà alle norme di jus cogens non può essere parziale. Insomma, a me francamente pare che lì il discorso è di rapporto fra gli accordi semplicemente e lo jus cogens, l'articolo 53. Forse soltanto una parolina per rispondere a Pasquale De Sena. Prima di tutto, sono dopo tutto un burocrata, menzionare che non ho detto che la codificazione light fosse positiva. Quello che ho detto è che, mi cito, che non è necessariamente negativa, che non è la stessa cosa. Cioè, nel senso che senz'altro... noi partiamo dall'idea che la codificazione per trattato è quella migliore, è quello che ci avevano insegnato all'università. E invece c'è questa cosa nuova che non sembra necessariamente negativa. Però c'è un punto importante qui, che non è necessariamente negativa se i rappresentanti dello Stato partecipano in questa codificazione light. In altre parole, il rischio che c'è è che ci sia un dialogo autonomo fra il codificatore e il giudice senza nessuna partecipazione dello Stato. E dunque, mentre abbiamo la Commissione del diritto internazionale che ci scrive una spiegazione dettagliatissima di come identificare il diritto consuetudinario, ci troviamo in situazioni nelle quali la Corte internazionale di giustizia, invece di andare a cercarsi la prassi e la quinio iuris eccetera eccetera, l'unica cosa che fa è citare gli articoli sulla responsabilità della Commissione. C'è un caso affascinante, che è quello dello stato di necessità, in cui la Commissione introdusse l'articolo 25 su proposta di Ago nel 1980. La Corte internazionale di giustizia citò la Commissione dicendo sarà diritto consuetudinario. Poi la Commissione citò la Corte, Kapcsikova Nagymáros, dicendo probabilmente avevo ragione, perché la Corte dice che avevo ragione, e poi la Corte citò la Commissione che citava la Corte, che citava la Commissione, nel 2004 nel caso sul muro nei territori palestini occupati. E poi viene un tribunale ICSID che dice allora è consuetudinario, e per la prima volta nella storia del diritto internazionale accetta, in un caso che concerne il mio paese, la difesa dello stato di necessità, e ciò senza l'ombra di una prassi al di fuori di questo dialogo fra il codificatore e il giudice. Niente prassi, opinio iuris eccetera, l'unica cosa che abbiamo dal 1980 fino a questa sentenza è questo dialogo fra la Corte e la Commissione, e ciò mi sembra interessante. Dunque non necessariamente negativo, ma stiamo attenti, perché ci sono dei checks and balances che sono diversi. Grazie. È un po' si scrive.
Sì, no, una cosa, professor Villani, la voglio dire assolutamente. No, anche meno di un minuto, però una cosa va detta. Innanzitutto ringrazio sia Pasquale De Sena per questa osservazione sulla necessità di indagare anche sugli strumenti light, anche se lì il problema è quello che il fondamento normativo interno di questi strumenti light è piuttosto incerto, quindi insomma diventa ancora più aleatorio dal punto di vista dei principi e riuscire a trovare qualche tratto comune fra gli ordinamenti interni. Si lascia tutto nelle mani dei giudici, in sostanza. Mentre ringrazio infinitamente il professor Villani per questa osservazione su cui avevo riflettuto molto superficialmente. C'è da dire che però la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha citato quasi, non lo so, una dozzina, 15, 20 articoli della Convenzione di Vienna ormai, tranne l'articolo 53. Non è citato nella sentenza Fronte Polisario e mai si dice che il principio di autodeterminazione è una norma di jus cogens. Però quindi c'è qualcosa sotto qua. Però emerge chiaramente dalla sentenza Fronte Polisario e ancor più da quella di qualche mese fa, Western Sahara Campaign, che la Corte era pronta a dire che quell'accordo era nullo perché contrastava con diritto consuetudinario che appunto l'Unione Europea deve rispettare. Insomma, ci sono passaggi inequivocabili da quel punto di vista.